Questo primo ciclo di audizioni informali sull'affare assegnato 1144, tema del metaverso e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico, inquadramento generale della materia. Comunico che in relazione alle audizioni informali in videoconferenza che avranno ora inizio è stata preventivamente acquisita l'autorizzazione della Presidenza del Senato alla trasmissione audiovisiva, anche mediante il canale satellitare del Senato e la web TV. Ed è altresì pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Iniziamo con il dottor Francesco Biacchi, imprenditore informatico, direttore di PowerNet e GeoTicket. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego, dottore. Buongiorno, allora io vorrei cominciare con una definizione di quello che è il concetto di metaverso, almeno per rendere molto più chiaro agli interlocutori di cosa stiamo parlando, e poi soprattutto concentrarmi su quelle che sono le implicazioni a livello legale con le conseguenti applicazioni lato legislativo che il governo può prendere in considerazione in futuro. Allora, in prima istanza il concetto di metaverso è fondamentalmente uno spazio digitale che combina differenti spazi virtuali nei quali è possibile fare diverse cose, ovvero incontrare diversi utenti, creare e partecipare a dei minigiochi e appunto vivere esperienze interattive. È un concetto introdotto in realtà diversi anni fa, parliamo di un romanzo chiamato The Snow Crash del 1999, dove si ipotizzava l'esistenza di universi virtuali. Adesso, specialmente dopo l'introduzione dell'iniziativa di Meta, che è appunto il nuovo Facebook, di introdursi completamente in questo nuovo spazio digitale, molte aziende, molti brand globali hanno deciso di introdurre nuovi investimenti in questo nuovo tipo di spazio. Fondamentalmente il concetto di metaverso, inteso come vuole Vox Populi, non esiste ancora, non vi è un metaverso unico come il concetto di internet, dove chiaramente tutti possono accedere, tutti possono creare diverse esperienze. Ci sono diversi spazi virtuali che combinano diversi tipi di esperienze, tutti quanti completamente diversi, tutti quanti gestiti e amministrati da differenti società. Il concetto di metaverso quindi può essere applicato come un nuovo concetto di web, un concetto di web molto più immersivo, appunto Web 3 viene definito nel linguaggio comune, dove normalmente, è possiamo definirla un incremento anche sensoriale di quella che è l'esperienza digitale. Io dico incremento sensoriale perché abbiamo tutti quanti notato come con l'esperienza malaugurata del Covid abbiamo cominciato a cambiare già le nostre abitudini, abbiamo modificato il modo in cui lavoriamo, modificato il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Porto l'esempio delle piattaforme che stiamo usando anche in questo momento, che altrimenti avrebbero richiesto una presenza fisica. Questo è già un primo step, possiamo definirlo, di immersione virtuale, tramite il quale notiamo giorno per giorno come le nuove tecnologie, le nuove possibilità tecnologiche ci spingono ad essere sempre più connessi e ad essere sempre più appunto legati a un concetto che è un'immersione nel web. Il metaverso, diciamo che nasce da un concetto chiamato gamification ed è molto legato a questo tipo di concetto. Gamification in quanto uno dei primi aspetti che rendono interattivo, rendono diciamo divertente un metaverso è l'aspetto del gaming, quindi l'aspetto del gioco. Questa cosa noi la vediamo in uno dei metaversi più famosi che si chiama Axie Infinity, che di fatto è un metaverso che rappresenta un gioco digitale, un gioco virtuale, dentro al quale gli utenti giocando possono guadagnare, quindi più giocano chiaramente più creano una fonte di guadagno. E abbiamo degli stati al mondo che stanno spostando, parlo ovviamente per la gente più giovane, parlo per gli utenti più giovani, le loro fonti di ricavo nel gioco del metaverso, ovvero loro giocando a questo metaverso, a questo Axie Infinity, riescono a generare e a costruire nuove fonti di ricavo. Quindi noi già vediamo in questo caso uno spostamento dell'asset lavorativo da un mondo ovviamente fisico a quello che è un mondo virtuale. E questo è un primo esempio di ciò che il metaverso può andare ad apportare, può andare a creare in connessione a quello che è il mondo digitale, il mondo reale. Questa cosa è molto importante perché anche a livello lavorativo ci stiamo abituando sempre di più a un concetto di lavoro che è decentralizzato, che non è più legato all'ufficio fisico e che non è più legato appunto a una presenza fisica, ma sempre più virtuale, sempre più digitale.
Porto l'esempio appunto del lavoro agile, dello smart working, è già un concetto di spostamento da quello che è il concetto appunto normale, consono del modo di lavorare, mentre invece ci spostiamo sempre di più verso un concetto completamente digitalizzato. Detto questo, noi abbiamo evidente come in realtà lo spostamento in questo Web 3, lo spostamento in questo concetto di metaverso è in realtà la normale evoluzione che sta seguendo il modo di vivere e il modo di gestire il nostro rapporto digitale, in quanto il telefono, il computer sono diventati un'estensione di quello che è l'essere umano e uno strumento assolutamente indispensabile per il lavoro di ognuno. Io trovo molto difficile pensare, a parte per certi tipi di lavoro, che non si possa più usare un computer o non si debba usare un cellulare. Sono una fonte quasi totalizzante di quello che è appunto il nostro lavoro. Quindi a livello lavorativo possiamo subito vedere come questa continua evoluzione ci porti a un modo di lavorare che è sempre più immersivo e che si avvicina appunto al concetto di metaverso. Trovo molto importante anche collegare quello che è il concetto di metaverso con il concetto di NFT, ovvero non fungible token, che sono di fatto gli oggetti che io posso costruire in alcuni metaversi, che posso utilizzare, posso scambiare all'interno degli stessi. E vengo a questo concetto in quanto ovviamente la tematica principale di oggi è come prevedere eventuali concetti legislativi in futuro legati a quello che è il metaverso e legati appunto alla legislazione dello Stato italiano. E trovo che il metaverso, appunto, legato strettamente al concetto di NFT, debba vedere subito, debba vedere immediatamente a livello normativo, un intervento non tanto per il concetto di metaverso in sé, ma quanto per la regolamentazione di quelli che sono gli NFT, il loro uso e soprattutto la tutela degli stessi a livello di bene e a livello di ciò che comprende la componente pubblica. Penso che, detto questo, fondamentalmente è evidente che non esiste ancora un concetto di metaverso esteso, un concetto di metaverso attivo. Abbiamo multiple aziende che, appunto, anche tramite il concetto di NFT, stanno rendendo pubblico, stanno rendendo disponibile a tutti quello che è l'utilizzo, quello che è il vivere normale e quello che è anche la capacità decisionale all'interno di questi metaversi. Dico questo perché molti metaversi, come appunto The Sandbox, come Decentraland, danno modo all'utente di poter avere capacità decisionale sulle prossime scelte, appunto quasi come se fosse un diritto di voto, possedendo quote di questo metaverso, quindi possedendo NFT o possedendo appunto delle valute digitali che fanno capo a questi metaversi. Quindi già qui vediamo un'ulteriore introduzione del concetto di metaverso che è quella del diritto di voto, la possiamo definire in modo molto semplice, ovvero che possedendo determinate quote di questo spazio digitale, io posso deciderne quali sono gli esiti, posso decidere quali sono le decisioni e quant'altro. Quindi anche lì chiaramente è un concetto da tenere molto a mente con estrema attenzione. Un ulteriore aspetto chiaramente è quello del riconoscimento e della sicurezza della privacy della persona, in quanto nel mondo fisico è chiaramente molto facile identificare una persona, basta appunto chiedere i documenti ed è tutto presto risolto. Invece nel mondo digitale, appunto per tutelare quella che è la privacy della persona e tutelare anche l'immagine, io porto un esempio pratico, un esempio di una persona che si finge un'altra nel metaverso e ne va a ledere l'immagine. È sicuramente molto importante andare a capire come identificare correttamente quella che è la persona, quello che è l'avatar, il famoso avatar di questa persona all'interno del metaverso e di conseguenza tutelarne sia l'immagine che la privacy. Chiaramente veniamo poi al punto successivo dell'utilizzo e dell'analisi di dati, in quanto il metaverso al momento prevede uno spazio che è attraverso uno schermo, quindi io con uno schermo posso accedere a questo metaverso e ne posso usufruire. In futuro andremo sempre più incontro a quello che è uno dei principali investimenti di Meta, che è quello della realtà virtuale, che non è realtà aumentata, in quanto realtà aumentata è un incremento della realtà fisica, della realtà reale. La realtà virtuale invece è quella che noi immaginiamo con un visore, quindi con uno strumento che ci permette di immergerci a 360 gradi all'interno di uno spazio digitale, e chiaramente questo visore andrà ad acquisire delle informazioni sulla persona, acquisirà il login, acquisirà anche eventuali suoni, anche eventuali rumori, possiamo definire, che sono intorno alla persona che sta usando questo strumento, e chiaramente quelli sono dati sensibili che vanno assolutamente tutelati. Detto questo, l'ultima sfida appunto legata a mio avviso al concetto del metaverso è tutelare
Quindi non solo la privacy della persona, ma anche quelli che sono i beni pubblici. Questo è un concetto per me molto a me molto caro e molto importante. Questo perché legato strettamente all'aspetto di NFT, quindi non fungible token, che possono eventualmente riprodurre quelli che sono beni pubblici, è necessario, a mio avviso, per lo Stato italiano creare una tutela a livello di rappresentazione digitale, quindi rappresentazione virtuale, di tutto quello che è pubblico. Questo perché ovviamente la creazione di un NFT, quindi la duplicazione digitale eventualmente di un asset fisico, può essere fatta per beni fisici, per beni privati, ma anche per beni pubblici. Non vi è al momento una tutela in questo senso, non vi è una tutela che mi va a proteggere l'immagine e mi va a proteggere anche, possiamo dire, l'onore, possiamo dire, la tutela appunto stessa del patrimonio italiano. E il patrimonio italiano, a mio avviso, è quello che ha più, dovrebbe avere più fretta di altri paesi di proteggere appunto tutto ciò che è arte, tutto ciò che fa parte appunto del patrimonio dello Stato, in quanto è lo Stato al mondo che ha più da offrire in questo senso e che sicuramente ha più da perdere nel caso in cui questi beni vengano o usati impropriamente o appunto non correttamente tutelati. Di conseguenza, giungo alla fine, io credo che sia molto importante a livello di metaverso vedere come si muove questo spazio, vedere quali sono i prossimi sviluppi, in quanto è un campo completamente in divenire, è un campo completamente in piena costruzione. È pertanto necessario concentrarsi a livello legislativo su quelli che sono i seguenti aspetti: la tutela della privacy, chiaramente del cittadino, quindi dei dati che vengono introdotti in questo metaverso e conseguentemente i dati anche audio che circondano l'utente che vengono acquisiti dall'azienda. In seconda battuta, la tutela della privacy, la tutela dell'immagine del cittadino, in quanto è molto importante che un cittadino sia univoco e immediatamente riconoscibile all'interno di questo spazio, in quanto vi può essere a rischio di uno scambio di persone piuttosto che di un furto stesso di identità. In ultima istanza, quello che secondo me è molto importante è una concentrazione su tutto ciò che riguarda il tema NFT, in quanto è un tema sempre più pervasivo, che è assolutamente centrale nel tema del metaverso e allo stesso tempo deve essere adeguatamente visionato e tutelato da quello che è lo Stato italiano. Concluso. Grazie molte, dottor Bianchi. Riserviamo una finestra per interventi al termine degli interventi di tutti gli audienti di oggi. E procediamo con il dottor Alessandro De Grandi, CEO founder di The Nemesis. Dottor De Grandi, ci sente? Sì, vi sento, Prego, buongiorno. a lei la parola. Ma allora io vorrei fare più che altro una precisazione a livello magari tecnologico di quello che sta succedendo. Innanzitutto, secondo me è molto importante chiarire che gli aspetti tecnologici dei metaversi in questo momento si dividono fondamentalmente in due grosse macro aree, quindi bisogna capire come diceva prima giustamente il dottor Diacchi. La parte legata a quello che è la parte visori, quindi la parte realtà virtuale e la parte invece metaverso inteso come fruizione pubblica su web piuttosto che da mobile. Questo è molto importante perché cambia completamente quello che è l'esperienza che ha l'utente all'interno di questi ecosistemi e sicuramente ci sarà un'evoluzione. Adesso partiamo da quello che al momento non sta avendo più hype, quindi quello che è il mondo virtuale con la fruizione tramite web, tramite applicazioni mobile, entro i prossimi 5 anni ci si sposterà tantissimo su quello che è appunto l'acquisizione da visore, quindi da infrastruttura che viene portata proprio fisicamente viene applicata sul corpo. Questo apre una serie di aspetti anche qui su tutto quello che sono gli aspetti legati appunto alle pari opportunità, perché non tutti potranno accedere a quello che è l'acquisto di un visore che al momento costa intorno ai 300-400 euro. Ci si aspetta ovviamente un abbattimento dei costi più avanti, però comunque è una barriera hardware e ci sarà anche una barriera fisica, perché non tutti riescono ad utilizzare correttamente questi visori. Quindi anche per quello che riguarda diciamo le opportunità sul fronte di audiovisivo e tutto quello che può essere legato agli aspetti proprio di capacità di utilizzare questo visore. Quindi ho delle impossibilità fisiche piuttosto che ho delle impossibilità visive
ci sarà tutto un tema legato a quello che è l'aspetto proprio di come l'utente reagisce, come la persona reagisce all'utilizzo di questi visori. C'è tempo per ragionare su queste cose perché sicuramente arriverà un hype nei prossimi 4-5 anni, non è adesso il momento, quindi farei un focus più che altro su quello che è l'aspetto di fruizione web e mobile. Sulla parte web e mobile, in questo momento l'accesso è abbastanza semplice perché basta avere un browser o basta avere un telefono cellulare, quindi si può accedere tranquillamente. E qui va fatta un'altra distinzione importante. I metaversi si dividono fondamentalmente in una sottocategoria ulteriore, che è quella blockchain e non blockchain. Metaversi blockchain sono metaversi che si basano su tecnologia legata appunto a tutto quello che è il settore blockchain, quindi con le criptovalute, gli NFT, file decentralizzati come strutture IPFS, eccetera. Strutture invece centralizzate, quindi su server classici, rispecchiano quello che è il cosiddetto web 2, quindi il web tradizionale che abbiamo visto fino ad oggi, e non si sposano, non vanno ad utilizzare strutture decentralizzate, quindi utilizzano delle monete virtuali all'interno della struttura del metaverso, utilizzano delle monete di scambio che possono essere comprate più delle volte tramite in-app purchase, quindi tramite acquisti in app e tramite carte di credito tradizionali. Mentre invece tutto quello che riguarda il settore blockchain viene acquistato tramite criptovaluta, quindi c'è tutto un tema legato agli exchange, c'è un tema legato a quello che può essere appunto gli NFT, come dicevamo prima, vanno esplorate molto bene queste dinamiche. Esistono anche le vie di mezzo, nel nostro caso Nemesis è proprio questo, cioè Nemesis è un metaverso al momento che ha come obiettivo quello di portare utenti dal Web 2, quindi con una fruizione classica, al Web 3. Quindi noi non siamo solo Web 2 o solo Web 3, noi partiamo dal Web 2, ci avviciniamo molto al mass market per poter fare una fruizione, diciamo, portare l'utente e poi utilizzare quello che è la parte Web 3. Però non siamo radicali, nessuna parte, nessun'altra. E questo secondo noi è il modo migliore per fare proprio un discorso di play and earn. Quindi gioca e capisci, cerca di capire questi nuovi strumenti, cerca di far funzionare queste nuove tecnologie nel tempo. Quindi ci diamo del tempo per poter portare poi l'utente ad utilizzare correttamente tutto quello che è la piattaforma. Da qui a 5 anni ci aspettiamo un hype ulteriore su quello che sarà il mondo blockchain, su quello che sarà il mondo NFT, che si sta consolidando sempre di più e sta muovendo effettivamente masse e numeri impressionanti. La fruizione l'adozione del Bitcoin e comunque delle criptovalute sta crescendo in maniera veramente vertiginosa e continua a crescere senza sosta, senza freni. Basti vedere che ad esempio adesso con la guerra in Ucraina il Bitcoin ha tenuto benissimo, molto, molto meglio di altre valute stabili e di altre valute fiat. Quindi questo è giusto un esempio, però la blockchain c'è, sta diventando sempre più funzionante, sta diventando sempre più importante all'interno di questi ecosistemi. Per tornare a un tema di regolamentazione, concordo sul discorso privacy, sicuramente vanno tutelati i dati, va trovato il modo di tutelare. Bisogna tutelare anche quello che sono appunto tutti gli aspetti legati agli NFT e quindi tutto quello che può essere tutelato sotto l'aspetto della cosa pubblica, chiamiamola così, deve essere assolutamente preso in considerazione in questa fase. Sotto l'aspetto tecnologico, diciamo che ci sono già tutti gli strumenti per poter fare questo. Bisogna trovare delle regolamentazioni che possano essere quanto più internazionali possibili. Perché poi i metaversi sono qualcosa di comune su tutto il mondo, cioè con tutto il mondo. Quindi fare una legge che vincola magari le aziende o vincola gli utenti e che guarda soltanto al bacino d'utenza italiana limiterebbe tantissimo quello che sono poi gli utilizzi di questi strumenti worldwide. Quindi bisogna fare qualche cosa, eventualmente pensarla già in ottica mondo, perché è veramente importante che sia internazionale. Basta, ho finito. Grazie, dottor De Carni. Procediamo col dottor Stefano Quintarelli, amministratore delegato di Garden Ventures. Dottor Quintarelli, a lei la parola. Buongiorno e grazie per avermi invitato. È un piacere rivedere,
seppur in distanza, solo i nomi, diversi amici. Ma allora, è possibile, posso condividere qualche slide, magari? Sì, è possibile. Allora, spero che in questo momento la stiate vedendo. Sì, le vediamo. Perfetto, alla grande. Allora, giustamente bisogna cominciare dalla definizione, no? Perché non c'è una definizione consolidata e accettata di che cosa intendiamo per metaverso. Questa è una definizione che proviene da Gartner. Gartner è questa società di analisi e di ricerca che in qualche modo accompagna lo sviluppo dell'informatica dai suoi albori. E Gartner sostanzialmente dice metaverso è uno spazio aperto virtuale e collettivo, quindi non fisico, creato dalla convergenza tra realtà fisica e realtà digitale, quindi entrambe cose reali, potenziate virtualmente. È persistente, nel senso che è un ambiente che rimane e fornisce esperienze immersive migliorate. Questa è una parte importante. Non tutti sono d'accordo ovviamente su questa definizione, il fatto che necessariamente ci sia un'esperienza immersiva. Però diciamo che l'industria sta andando oggi in questa direzione quando si parla di metaverso, che è un po' quello che rispecchia il già citato Snow Crash, quello che veniva raccontato nel romanzo. Le attività che si svolgono in ambienti isolati in futuro potrebbero svolgersi anche nel metaverso. Questo è quello che dice Gartner. Ecco, ora è stato citato dalla persona che ha parlato prima di me, il fatto che ci sarà un ciclo di hype, cioè di grande enfasi. Oggi siamo all'interno di questo. La parola metaverso è stata sostanzialmente rilanciata da Facebook, che si è rinominata in Meta Corp, e in un momento di importante pressione da parte degli analisti sull'andamento dei loro ricavi e dei loro margini, loro hanno aperto questa nuova visione. Ci sarà il metaverso e quello diventerà una fonte enorme di potenziali ricavi aggiuntivi ed è diventato, dietro quest'idea, appunto rilanciata da Facebook, si è allineata un po' tutta l'industria. Non è che le cose non stessero avvenendo, stavano avvenendo, solo che non con questa etichetta. È utile avere un'idea della scala dei tempi di cui parliamo per i diversi tipi di applicazioni. Qui vediamo che sostanzialmente si pone l'inizio dell'intrattenimento immersivo per i giochi già citati nel 2022. Quindi è vero che qualcosina è stato fatto anche prima, però diciamo da un punto di vista di mercato le cose cominciano a diventare apprezzabili a partire dal 22. Apprezzabile a partire dal 22 vuol dire che prima che diventino mercato di massa bisogna pensare che ci siano almeno altri 5 anni, quindi parliamo di una cosa che andrà prima di diventare di massa intorno al 2026 come orizzonte temporale. E vedete che l'altra scala dei tempi previsti sempre da Gartner, vari tipi di applicazioni, quindi tutta la parte di gaming, esperienza media, diciamo, esperienze legate all'attenzione, già cominciano ora, si svilupperanno. Anche qualcosina per quanto riguarda il social networking, eventualmente la formazione. Cominceranno a vedersi delle cose che diventeranno più concrete intorno al 2027. Il commercio immersivo per alcuni tipi di beni potrà essere una cosa utile e quello vedremo probabilmente un'acquisizione, una disponibilità di massa intorno al 2028. L'interazione va un po' più in là, va un po' più in là anche perché ci sono numerosi problemi tecnici da risolvere, ne parlerò tra un attimo. Poi la realtà, diciamo, il metaverso immersivo costante, dove noi viviamo all'interno di questa dimensione immateriale, virtuale, andrà oltre il 2030 prima di diventare un fenomeno
un fenomeno diffuso. Quindi questi sono diversi tipi di applicazioni, diversi orizzonti temporali. Sulle quali il concetto di metaverso si basa. Il primo è l'infrastruttura cloud per il calcolo e lo storage dati. Il secondo è la banda, la rete e la bassa latenza della rete. Senza bassa latenza non c'è un'interazione di l'edge computing, il fatto di portare il calcolo vicino agli estremi della rete. Poi i cosiddetti endpoint, cioè i punti di accesso al sistema. Oggi con il computer diremmo il nostro browser, il nostro PC, domani diremo i nostri occhiali, i nostri caschi e le nostre lenti a contatto. Ci sono almeno un paio di aziende che stanno lavorando a delle lenti a contatto. Mi chiedo come pensino di alimentarle, francamente, cioè dove mettere le batterie. E poi c'è un grosso tema della user experience. Secondo me a questa cipolla manca uno strato, che è tutto lo strato regolatorio. Strato regolatorio che giustamente è stato detto deve essere sopranazionale, non può essere nazionale. Qui ci sono alcuni grossi temi. Il primo grosso tema è il tema antitrust, nel senso che se l'operatore diventa l'operatore unico monopolista del metaverso, il metaverso si svolge come un ambiente chiuso, come oggi potrebbe essere WhatsApp, in tutta evidenza si sta creando un grande spazio sotto la giurisdizione di un soggetto unico che diventa l'unico che estrae valore, diciamo, diventa il re di questo ambiente virtuale. Quindi questo non potrà più essere ammissibile. Oggi con l'approvazione, con l'accordo politico sul Digital Markets Act in Europa, diciamo, si ha chiaro il concetto della rilevanza dell'interoperabilità come prima non era, come fino ad oggi non era chiaro al legislatore europeo in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati a internet. Quindi i temi della privacy, i temi dei diritti, i temi dell'enforcement, eccetera, il tema dell'interoperabilità. Questi sono temi, cioè c'è un ulteriore strato della cipolla che è tutti gli aspetti regolamentari che richiederanno molto tempo. Quindi passeremo attraverso un periodo di hype, sicuramente vedremo delle cose, delle grandissime demo all'inizio di questi periodi per queste categorie di applicazioni. Perché ci sia uno sviluppo, sarà richiesto molto tempo e sarà richiesta una forte attività regolatoria e di coordinamento a livello quantomeno europeo. L'Europa è un po' all'avanguardia nella definizione delle regole. Della regolamentazione, penso appunto all'intelligenza artificiale, al Digital Markets Act, al Digital Services Act, al Marketing Crypto Assets Act, la cosiddetta direttiva MiCA, cioè ci sono tutta una serie di regolamentazioni su cui l'Europa è, diciamo, molto molto attiva e con una grande visione verso il futuro. Dal punto di vista tecnologico, per giustificare anche questa inerzia che c'è nella realizzazione di questo concetto del metaverso. Vediamo se riesco a togliere questo affare qui. No, non si fa così. Allora, forse, scusate un secondo, vedo di togliere questo quadratino perché in presentation mode ho visto che mi andava in crash il mio client, non capisco perché. Quindi lo devo tenere così. Dicevo, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista tecnico, ci sono tantissime cose da risolvere ai vari strati di quella cipolla, no? Computer storage. E qui c'è un tema di processing real time, di accelerazione del calcolo, no? Di tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale per realizzare questi modelli, il fatto del risparmio di consumo, delle batterie. La memoria che deve essere a basso consumo, molto più veloce, c'è tutto il tema già accennato degli NFT e del crypto mining che richiede anche lì nell'evoluzione sia tecnologica che regolamentare. Insomma, c'è tutta una parte di
di problemi di tecnici che vanno risolti sugli endpoint. Poi c'è il problema, l'aspetto grosso delle comunicazioni, delle reti, cioè questi affari qui hanno bisogno di una bassissima latenza. Una bassissima latenza ha bisogno di portare il calcolo quanto più possibile vicino agli estremi delle reti, computing e le reti che devono avere un segmento di accesso molto, con una latenza molto bassa, quindi 5G o 6G, no? Che ci offre latenza dell'ordine di pochi millisecondi. Senza di quello, dal punto di vista della rete, grande banda e bassa latenza diventa veramente, cioè l'esperienza non sarà tale da arrivare a diventare un fenomeno di massa. Quindi c'è tutto un tema di investimenti in reti che va pensato. E poi c'è tutto il ho già citato l'edge computing, l'optical computing, fotonica per le trasmissioni, a bassa latenza, larga banda, e c'è l'aspetto dell'IoT. Adesso immaginiamoci, io racconto sempre questo per illustrare la questione. Io non credo tanto alla realtà immersiva, appunto, virtuale. Io credo che alla fine le cose saranno realtà aumentata necessariamente. E secondo me il mondo sta già andando in questa direzione, perché immaginiamoci di star facendo questa audizione all'interno di un ambiente immersivo tridimensionale, bassa latenza, alta definizione, alta qualità, eccetera, virtuale. Nel momento in cui qualcuno vuole prendere un appunto con la penna, vuoi bere un caffè durante la riunione, il caffè, la tazzina del caffè all'interno del metaverso non c'è. Quindi io dovrei togliermi il casco, prendere la tazzina del caffè, bere il caffè, eccetera. Quindi c'è un tema di integrazione. Per cui noi non vivremo sempre in una dimensione fisica, e quindi avremo sempre interazioni con l'ambiente fisico intorno a noi, per mille ragioni possibili. La telefonata che arriva sul telefono. Certo, integrare tutto in teoria è possibile, però in realtà sarebbe estremamente costoso e oneroso, per cui alla fine io credo che andremo verso sistemi di realtà aumentata che quindi accelererà prevalentemente in ambito industriale, manifatturiero, eccetera, e questi sono i cosiddetti endpoint, dove anche qui la parte di tecnologia è molto complessa. Rappresentare realtà ad altissima definizione, con adattamento e calcolo in tempo reale, richiede tantissima CPU, tantissima potenza di calcolo, che richiede tanta energia, che richiede tante batterie o comunque un cavo connesso. Quindi i temi tecnologici puri sono molto, molto, cioè hanno un grandissimo impatto. E poi c'è tutto il tema della sensoristica, perché appunto questi sistemi vanno calati all'interno di ambienti esistenti, e anche questo aggiunge sfida alla sfida, perché abbiamo di nuovo queste cose diventeranno estremamente diffuse, il livello di costo di questi oggetti deve diminuire enormemente, e quindi ci sarà un percorso di adozione abbastanza lungo. E su tutto questo E su tutto questo c'è il tema della sicurezza, o sotto tutto questo, che è già stato accennato da qualcuno prima di me, la questione di sicurezza vanno dai livelli di rete, data layer, network layer, transport layer, al tema dell'identità già accennata, e qui c'è una grandissima questione rispetto al diritto all'anonimato oppure no, insomma. Va a sfidare certe nostre idee sui diritti fondamentali, il grosso tema della privacy, già accennato. Per cui, se vogliamo, io ho voluto solo darvi un'infarinatura su quello che Gartner ritiene essere il concetto di metaverso, sulle sfide che ci aspettano, sul fatto che ci sono ancora tanti problemi tecnologici, tante cose da risolvere. Si stima che da qui al 2030 l'investimento in hardware, cioè il concetto, tutto ciò che gira intorno al concetto di metaverso, potrà portare a un investimento in hardware di circa 100 miliardi. Ora, perdono, 100 mila miliardi, 100 trillion nel mondo. Credo che
pensare a un'adozione diffusa entro il 2030 di questo tipo di tecnologie sia, cioè, sebbene una cosa che viene appunto presentata dagli analisti, sia un filino ottimistico. Ve lo dico, io ho cominciato a occuparmi di internet nel 1987, ho fatto il primo internet provider business in Italia nel 1994. Internet è diventata di massa nel 2001 con l'avvento della DSL, dell'OMTS, in particolare della DSL. Cioè, sono passati 15 anni dall'inizio, cosa? Per carità, poi diventa, come tutte le cose esponenziali, diventa pervasivo in pochissimo tempo. Ma io non credo che il ciclo di adozione di queste tecnologie subirà una sorte diversa. Io ricordo le prime prove che ho fatto di Data Glove, di caschi nel 1993 al SIGGRAPH a Las Vegas, e insomma, siamo ancora molto lontani. Capacità di calcolo, rete, energia, sensoristica, banda, batterie, insomma. Cioè, ci sono tante questioni tecnologiche da smarcare prima di vederlo diventare un fenomeno di massa. Finito, grazie. Grazie a lei, dottor Pintarelli. È la volta del dottor Alberto Robiati, direttore di Forward 2, Studi e competenze per scenari futuri. Dottor Robiati, a lei la parola. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie intanto anche da parte mia per questo invito. Mi è fatto piacere sentire parlare in un modo così aperto di un tema che in questo momento, da un punto di vista comunicativo, ha iniziato ad avere un certo grado di interesse. Quindi grazie ai colleghi relatori che hanno preceduto. Allora, io mi occupo con una serie di colleghi con Forward 2, che è un'organizzazione non profit, sta al confine tra il mondo della ricerca e dell'università. Siamo in diretto contatto con il mondo delle università, e le pratiche, diversi di noi, vengono dal mondo della consulenza strategica, dal mondo dell'innovazione, dal mondo del marketing, del design. E perché abbiamo costituito questo, diciamo, think tank per portare attenzione su una competenza di previsione, di esplorazione di scenari futuri. Lo facciamo aiutando individui, gruppi, organizzazioni, comunità, contesti vari, ecco, a ragionare su scenari alternativi per il futuro allo scopo di sostenere le decisioni strategiche del presente, quindi di definire strategie, di disegnare de de nuove strategie, roadmap nel presente per il futuro prossimo, utilizzando uno sguardo più aperto e anche più di lungo periodo. Adesso poi vado a dettagliare meglio di che cosa ci occupiamo. Per quanto riguarda il metaverso, come tutte le innovazioni radicali, configura un nuovo modo di funzionare proprio della realtà. E questo, per quando ci siamo dentro, in sé potrebbe sembrare banale, ma quando invece lo dobbiamo in qualche modo anticipare, prefigurare, diventa molto più complicato, e quindi ci servono determinate competenze. Sono già state esplorate dai colleghi precedenti tutta una serie di implicazioni, di caratteristiche, ecco, di cifre che definiranno questo nuovo contesto da un punto di vista tecnologico prevalentemente, da un punto di vista diciamo normativo, giuridico. Sono state poste tutta una serie di attenzioni, ce ne sono altre interessanti che possono essere quelle che riguardano la configurazione di nuove professionalità o di professionalità attuali in una versione diversa, appunto meta. E come andremo a regolare anche questo tipo di interazioni anche di tipo professionale, per non farci sorprendere, come accaduto per esempio con il caso della gigs economy, no? Dell'economia dei lavoretti e del modello basato sui riders, ecco, quindi dove il diritto del lavoro ha dovuto inseguire, sta inseguendo ancora, no? Un grande cambiamento trasformativo che è in atto da tempo.
è uno dei vari esempi. Ci sono diversi settori economici che sono interessati al metaverso. Alcuni sono già stati elencati, alcuni sono ovvi e automatici. La tecnologia, il mondo della finanza, il mondo dell'intrattenimento, ma anche il mondo dell'arte e della cultura, il mondo dell'educazione, della formazione, il mondo del turismo, il mondo degli eventi. Ecco, questi sono contesti e settori che avranno grande interesse nello sviluppo della tecnologia e di questa innovazione. Quindi potremo poi interrogarci sulle implicazioni di tipo normativo, di regolazione che questo tipo di interesse economico poi si porterà dietro. C'è anche dell'altro, c'è un impatto delle implicazioni di tipo sociale che già stiamo osservando ormai da almeno un paio di decenni, dall'avvento di internet in poi, tutte le tecnologie via via più interattive che hanno reso più protagonisti, diversamente da quello che accadeva un tempo con il broadcasting, no? Quindi il mondo della televisione dove la fruizione era passiva, ecco, quindi man mano siamo diventati tutti più protagonisti e questo ha comportato tutta una serie di cambiamenti anche di natura sociale, interpersonale, nuove modalità di relazionarci con gli altri. Abbiamo continuato a lungo noi, over, diciamo, adulti, via, a distinguere tra un mondo digitale, un mondo virtuale e un mondo reale, quello che ci succede nella realtà, diciamo, i nostri figli, esci un po', vai a viverti la vita vera, mentre invece se pensiamo agli under 20, appunto queste nuove generazioni, generazione Z, anche la generazione successiva, la cosiddetta alfa, che sono native, no, di questo nuovo mondo, non c'è alcuna differenza tra vita reale, concreta, tangibile, no, vis-à-vis quella degli atomi e quella che loro sperimentano da un punto, ne fanno proprio davvero esperienza relazionale ed emotiva nel mondo che noi definiamo virtuale. Per loro quella è vita, per loro lo è anche per noi, anche noi quando ci troviamo dentro magari delle dinamiche di flame, di conflittualità, no, da tastiera sui social, ci rendiamo conto che quel tipo di emozioni lì sono reali e autentiche, anche se sono innescate da una interazione di tipo digitale, virtuale, che è immateriale. Ecco, questo tipo di nuove implicazioni vanno esplorate, ma vanno esplorate con anticipo e dopo vi do una proposta, insomma, su come fare per farlo in anticipo. Perché evidentemente avremo bisogno di coinvolgere in questo tipo di ragionamenti non solo ingegneri, designer, grafici, esperti di marketing, esperti di vendite, di modelli di business, di strategia, ma anche antropologi, anche filosofi, anche psicologi, cioè esperti di aspetti più legati alla dimensione umana, che condizioneranno la vita di tutti noi. E quindi anche questo richiederà da parte di chi è deputato a prendere delle decisioni di tipo giuridico e poi normativo ulteriori tipi di riflessioni. Anche il tema dell'identità, che è stato esplorato poco fa, ha delle implicazioni di tipo ovviamente psicologico, intrapsichico. Noi avremo, già lo stiamo sperimentando con i social network, lo sperimenteremo probabilmente ancora di più. Abbiamo questo sdoppiamento addirittura a volte di personalità e questo comporta tutta una serie di necessità in termini di preparazione, non sia per affrontare le criticità ma anche per cogliere le opportunità, dice un po' provocatoriamente il mio amico sociologo Domenico De Masi, pensiamo al metaverso non soltanto come a una vita alternativa, ma anche come la possibilità di andare a metterci dentro tutto quello che è negativo, no, nella sperimentazione in atomi, dalle conflittualità alle guerre, addirittura lui dice, ma si può pensare a come già la realtà virtuale e altre tecnologie sono utilizzate oggi, per la cura di ansia, di attacchi di panico, la paura di volare, per esempio, eccetera, eccetera. Quindi proviamo anche qui ad anticipare scenari interessanti, alternativi ai racconti che ascoltiamo di solito, che possono essere quelli del utilizziamo quel contesto e quelle tecnologie per andarci a misurare con dei setting e anche con degli ambienti, delle ambientazioni protette, tutta una serie di cose che sono negative, che viviamo male, no, sulla nostra pelle.
Per farlo cosa occorre? Occorre uno sforzo di foresight, uso una parola inglese che è molto utilizzata a livello internazionale, ben poco in Italia, siamo ancora indietro da questo punto di vista, nonostante ci sia anche una buona tradizione di studiosi italiani di questa materia che si chiama foresight. Condivido alcune slide molto rapidamente per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando, no? Alcuni parlano di studi di futuri, altri di strategic foresight, cioè di previsione strategica. Stiamo parlando in estrema sintesi di strumenti sistematici, anche di approcci di mentalità che ci aiutano a esplorare scenari futuri alternativi allo scopo di prendere decisioni oggi, insomma, prepararci in anticipo ai cambiamenti, prepararci alle criticità, anticipare, come dicevo poco fa, e cogliere delle opportunità. E orientare il nostro sguardo su una prospettiva in termini banalmente di implicazioni delle decisioni che prendiamo oggi. Questo non sempre è accaduto. Pensiamo a grandi infrastrutture. Io un esempio che faccio spesso è quello dei parcheggi multipiano nei centri delle grandi capitali europee, che erano stati costruiti in un'epoca in cui era necessario trovare lo spazio per andare a metterci le auto. Nell'arco di 20 anni quei parcheggi sono semivuoti. O semipieni per gli ottimisti, ma tendenzialmente sono utilizzati sotto regime. Perché? Perché è cambiato il contesto, è cambiato il clima, ci sono offerte di mobilità alternative, mobilità dolce, c'è un clima anche di tipo culturale legato alla sostenibilità e tutta una serie di altre questioni che ci dicono, ci fanno interrogare su nel momento in cui andiamo a preparare determinate soluzioni, anche infrastrutturali, che richiedono anni, o di impiantistica, no? Che richiedono anni per la loro costruzione, quello che ci dovremmo chiedere non è tanto qual è il problema di oggi e quindi la soluzione migliore sul mercato o nell'ambiente intorno, quanto quando l'avremo finito, in che mondo saremo, quali saranno le problematiche e le soluzioni disponibili, no? Un po' quello che è accaduto su temi, anche per esempio pensate alla gestione dei rifiuti, no? Al tema degli inceneritori, vi ricorderete, no? Nel corso degli scorsi anni, grandi discussioni che nascevano anche dal fatto che era disponibile ormai, quando gli inceneritori in Italia erano stati costruiti, richiedevano 8-10 anni per la loro costruzione all'epoca, quando erano però stati costruiti ormai c'era un'impiantistica alternativa, pensiamo alla raccolta differenziata, che offriva delle altre possibili soluzioni, ma anche un clima, anche in quel caso culturale, di attenzione alla sostenibilità che era più allargato e pervasivo rispetto alle nicchie, diciamo, di ambientalisti che invece caratterizzavano il mondo nell'epoca precedente. Il perché dovremmo dotarci di strumenti, di competenze differenti come quelle di cui sto parlando, è il fatto che avrete già sentito parlare di caratteristiche dell'ambiente, del contesto attuale, no? Molto più incerto, complesso, cioè ci sono più dati in circolazione, più livelli da considerare, più connessioni e così via, e questo richiede un'attenzione differente, nuovi paradigmi, nuovi modelli, nuove competenze anche di tipo strategico a tutti i livelli, non soltanto ai livelli apicali, di vertice delle organizzazioni profit, pubbliche e non profit, a tutti i livelli perché ci dobbiamo allenare a questo tipo di pensiero sia sulla prospettiva, sono contento che il dottor Quintarelli poco fa ha presentato anche una scala dei tempi, perché anche questo è un tipo di mindset, di mentalità che noi dobbiamo in qualche modo diffondere. Quel futuro lì che stiamo raccontando non arriverà tutto insieme, arriverà a scaglioni, come hanno raccontato anche i due colleghi esperti, Alessandro De Grandi e Francesco Biacchi, e che insomma ci dà anche il tempo di prepararci, se poniamo, come diceva Alessandro De Grandi poco fa, se poniamo la giusta attenzione, no? Ai giusti temi. Ecco, questo può essere per noi molto interessante. È un tema di competenza strategica che di solito non viene ritenuta come tale, che è l'immaginazione, cioè la capacità di pensare fuori degli schemi. Qui vedete citate notizie di 3 anni fa, in epoca pre-Covid, ecco, Nike, Boeing, ma anche altre organizzazioni, corporation internazionali, e così il Ministero della Difesa francese e altre organizzazioni istituzioni internazionali si reclutano e si affidano a autori di fantascienza, pensate un po', per fare aiutare, cioè per aiutare i loro board decisionali che dirigono, insomma, che prendono decisioni, a pensare a quello che non vedono, quello che sta al di fuori dei loro radar. Questo è un po' l'approccio. Come si fa? Intanto qui
vi mostro quello che ci sta succedendo da un po' di tempo in Italia, a me e a tutta una serie di colleghi della rete che si occupa proprio di questo tipo di competenze strategiche nello specifico, che veniamo ritenuti alla stregua di astrologi, Nostradamus, no? Con la dotazione della sfera di cristallo, eccetera, eccetera. Ma come diceva poco fa Quintarelli, nessuno può predire il futuro, nessuno sa che cosa succederà. Perché? Semplicemente per un fatto. Il futuro non ha evidenze, non ha dati, e quindi non possiamo utilizzare il nostro paradigma della ricerca, dell'esattezza, della certezza e della precisione, cioè fare predizioni, quando ragioniamo sulla prospettiva futura. Dobbiamo fare un altro tipo di operazione, che è quella di considerare le alternative, considerare le possibilità. Quindi ciò di cui parliamo in sostanza si basa su quattro fondamenti, e vado a chiudere. Il primo è l'idea che il futuro non sia uno soltanto, e quando lo utilizziamo in questa modalità come strumento strategico, il futuro è aperto ancora a infinite possibilità. Quali? Tutte quelle pensabili grazie alla nostra immaginazione. L'aveva fatto anche Kennedy con quel suo famoso discorso di inizio anni 60 del secolo scorso, in cui annunciava che gli americani, l'umanità per lui la stessa cosa, insomma, alla fine del decennio avrebbero messo piede sulla Luna, no? Ecco, quello era un futuro solo possibile, ma non probabile, non plausibile. Perché? Perché non c'era ancora la disponibilità di conoscenze scientifiche, ma anche strumenti, naturalmente tecnologia, per poterlo far accadere nel momento in cui lui lo enunciava, eh? Però questo ha comportato poi tutta una serie di azioni, di decisioni strategiche e di risultati ottenuti strada facendo, tali per cui si è potuto generare quel tipo di scenario. Poi però vedete qui, da questo noi lo chiamiamo cono dei futuri, ma è anche un cono, possiamo intenderlo come cono delle possibilità. Quindi se di fronte a noi, anziché pensare a una linea tracciata, magari basata sull'idea solo dell'accelerazione tecnologica, e che quindi dà un'unica rappresentazione del futuro, ecco, proviamo ad aprire possibilità alternative, ci chiediamo che altro, no? Potrebbe influenzare i nostri scenari futuri. Allora questo ci aiuta a prendere in considerazione tutta una serie di aspetti, implicazioni, effetti, ma anche opportunità, come hanno raccontato i colleghi prima, che semplicemente non stanno nei nostri radar oggi, che sono ritenuti impensabili. Anche la pandemia era ritenuta impensabile, così come una guerra di aggressione era stata ritenuta no? impensabile, o comunque bassamente probabile, per tutta una serie di mondi e contesti. Ma così come un'infrastruttura autostradale che stava in piedi da tempo, non ritenevamo che potesse crollare come è accaduto al Ponte Morandi nel 2018. Ecco, quindi tutta una serie di wild cards, noi diciamo, cioè di scenari alternativi, vanno in qualche modo presi in considerazione. Come? Intanto lavorando su finestre temporali di lungo periodo, e per fortuna oggi stiamo proprio ragionando su questo, non stiamo dicendoci qualcosa che accadrà domani, anche se molto di quello che è stato presentato poco fa è già in atto, eh? E soprattutto per molti di noi quelle cose lì sono addirittura quasi storia, no? Penso ad Alessandro De Grandi che si occupa di questo da tempo, per lui ormai, ecco, no? Sono sicuramente dei temi già così considerati, ma per la maggior parte di noi no, non è così. Gli epidemiologi consideravano la possibilità di una pandemia di tipo respiratorio in Europa già dall'inizio del nuovo millennio, ma per molti di noi questo non è accaduto. Quello quindi era un tipo di fenomeno, di scenario, di evento in discontinuità con quello che era accaduto. Quindi le finestre temporali di lungo periodo ci aiutano a ragionare su questo, ci aiutano a dirci: siamo in grado, esattamente come facciamo con il campo visivo, il campo visivo allargando lo sguardo ci permette di vedere più cose, semplicemente. Ecco, pensare lungo ci permette di fare la stessa cosa, cioè pensare a possibilità che oggi non riterremmo plausibili. Ok? Quindi ci aiuta a ragionare in ottica di implicazioni e di decisioni che noi dobbiamo prendere oggi. Naturalmente consideriamo anche quello che sta accadendo, noi le chiamiamo forze di cambiamento, quindi le tendenze, i megatrend, ma anche i segnali del presente che vanno in qualche, che sono anche in buona parte già misurabili e quantificabili, e di solito vengono analizzati con dei metodi quantitativi che però ci permettono solo delle proiezioni short term, no? Di corto raggio, quindi
di solito 12, 18, 24 mesi, ma non molto di più. Noi abbiamo bisogno di pensare ancora più lungo e allora dobbiamo andare alla ricerca di altro. Ma prima dico, sul metaverso non abbiamo riflettuto, stiamo ragionando, come dire, in verticale, dobbiamo provare a riflettere anche in maniera ecosistemica, no? Quindi allargare il pensiero ad altro, per esempio il cambiamento climatico, come influirà. Quindi da una parte come condizionerà le scelte che verranno fatte, ma e dall'altra parte invece come l'esperienza, qui stiamo parlando probabilmente di almeno 10-20 anni, ma comunque come quel tipo di cambiamento, di ontologia, quindi di modo di essere della realtà, cioè modo di rapportarci con gli altri, eccetera, come è accaduto con lo smartphone, come è accaduto col PC, come è accaduto con internet, eccetera, eccetera. Quindi ce lo chiederemo anche quando parleremo di metaverso in maniera un po' più pratica ed facendo un'esperienza diretta, ci chiederemo che tipo di influenza può avere sul tema del cambiamento climatico, della sostenibilità. Pensate all'Italia e alla pianura padana finalmente pulita nel periodo del primo lockdown, vi ricordate, no? Ma anche il tema delle disuguaglianze, che è un megatrend ed è trasversale ai vari settori. Ecco, per chiudere, l'ultimo tema che è fondamentale prendere in considerazione, l'ultimo, ecco, fondamento di questo tipo di ragionamento strategico è andare alla ricerca di discontinuità, facendolo un po' come in questa foto del fotografo artista Logan Zillmer, alzandoci dalla contingenza, cioè elevandoci dalla gabbia del presente che ci occlude lo sguardo, che non ci permette di ragionare per possibilità alternative. Un esempio è spessissimo citato da tanti addetti ai lavori, la Shell, compagnia petrolifera, nel periodo degli anni 60, utilizzando un metodo di scenario planning, è un metodo di strategic foresight, semplicemente aveva preso in considerazione il prezzo del petrolio, che era rimasto stabile anche durante le due guerre mondiali ed era più o meno sempre agli stessi livelli da circa 100 anni, ha considerato che potesse aumentare in maniera o diminuire in maniera repentina nell'arco di breve tempo a seguito della guerra che si stava verificando in quel periodo in Medio Oriente. Così ha agito sulla loro linea, diciamo, manageriale, attivando la testa delle persone, preparandole a scenari alternativi che non si erano mai visti e facendo anche alcune scelte strategiche del tipo andare a investire in pozzi petroliferi in Sud America o nell'est europeo. E questo ha permesso alla Shell, quando nel 73 c'è stata la crisi del petrolio, di uscire prima e meglio delle sette sorelle. Era in settima posizione nel ranking tra le sette sorelle, e uscita essendo poi la seconda, no, tra le compagnie petrolifere. Cosa aveva fatto? Aveva predetto che il prezzo del petrolio sarebbe salito? No, aveva però considerato la possibilità in uno degli scenari che questa cosa succedesse. Quindi in qualche modo esplorare scenari alternativi e non andare alla ricerca di verità ci aiuta, aiuta noi, voi e ovviamente tante altre persone, perché è necessario che questo tipo di alfabetizzazione sia diffusa, a rinforzare la nostra capacità un po' immunitaria, ecco, no? Nel comprendere i cambiamenti prima. E poi quindi aumentare la consapevolezza dei cambiamenti in atto, in qualche modo poi diminuendo la forbice, il gap che c'è tra comprensione del cambiamento e azione, risposta al cambiamento. Questo ci può aiutare decisamente. Ho concluso e grazie. Grazie a lei, dottor Robiati. Proviamo con il dottor Biagio Teseo, esperto di innovazione digitale, founder di B-Design Italia. Prego, dottor Teseo. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Sono onorato di trovarmi qui con voi oggi. Io ho delle slide da mostrare. Eccole. Porto oggi qualcosa un po' di più pratico. Perché bene o male si è già detto, si è delineato tutto per quanto riguarda il metaverso, quindi diciamo che rafforzo con queste slide un po' quello che già abbiamo visto con i colleghi, tra l'altro molto bravi e preparati. Allora, iniziamo con una panoramica del metaverso, ripeto, abbiamo già visto, ma cercherò io di essere veloce e la metto più sul piano pratico.
il metaverso non è, come già si è detto, non è nuovo, non è un concetto nuovo, c'è dagli anni 80, se non già prima, nella mente di qualcuno, è nato anche come la corrente cyberpunk, tant'è vero che negli anni 80 uscirono diversi film con connotazione distopica di quello che poi poteva essere il metaverso e anche l'unione fra uomo e tecnologia. Detto questo, dare una definizione ben precisa del metaverso, abbiamo visto che è pressoché impossibile perché è una, come dire, tecnologia, sarà uno stile di vita, sarà un insieme di cose, che ancora non sono ben definite. Io cerco di dare, due definizioni così tanto per mettere dei punti fermi. Allora, secondo me il metaverso sarà intanto un nuovo modo per creare e fruire le informazioni. Appunto, sarà il WW3, l'avvento del Web 3.0, che eredita dal Web 2.0 il fatto della creazione dei contenuti da parte degli utenti. Mentre prima c'erano dei contenuti creati dalle aziende e noi potevamo soltanto assorbire, leggere, vedere, eccetera, adesso dal web che conosciamo, il 2.0, c'è stata la possibilità di costruire noi stessi questi contenuti, addirittura guadagnare pure qualcosa, quindi far diventare anche un lavoro. Questo diciamo che negli ultimi anni è diventato così, per fortuna, in modo che tutte queste persone, come noi, come artisti e come altre figure professionali che erano bravi magari nel design, nel costruire video, grafiche, testi, eccetera, finalmente ha una chance per poter far diventare questa cosa il lavoro. Tant'è vero che ormai c'è la definizione di creators per questo tipo di persone, quindi questo già fa capire come il mercato del lavoro nel digitale è già aperto e andrà, secondo me, solo a crescere. E quindi con il metaverso questo mercato si allargherà perché c'è bisogno di creare contenuti digitali nuovi. I contenuti digitali sono testi, video, audio, tutto quello che serve per comunicare e che noi ogni giorno utilizziamo anche senza accorgercene. Solo che con l'avvento del metaverso, questi contenuti digitali diventano più raffinati e più importanti. Per esempio, con la realtà virtuale, che è un elemento fondamentale del metaverso che verrà, abbiamo l'occasione di creare e utilizzare dei mondi 3D, quindi dei mondi proprio immersivi, con anche un effetto presenza quando si è là dentro. Come per esempio delle scuole, dei cinema, dei parchi di divertimento, e c'è la possibilità sia di crearli che poi di esplorarli. Cioè l'uomo entra dentro questi mondi, ci entra prima con la mente, soprattutto con la mente, ma poi anche con il corpo, perché abbiamo parlato già, i nostri colleghi hanno parlato di visori per la realtà virtuale, ma addirittura ci sono anche dei sensori, si chiamano aptici, che permettono di avere anche guanti per avere la sensazione del tatto, giubbini per avere anche lì la sensazione del tatto, per esempio nei giochi dove si spara, è nato per quello, ma secondo me si potrà utilizzare per molte altre cose. Quindi tutti questi contenuti, questi mondi devono essere creati da qualcuno, quindi ci sarà una parte di persone che creeranno i mondi, un'altra che poi li visiterà e li proverà, li metterà in funzione. E questi contenuti digitali sono più sofisticati, sono più evoluti e quindi hanno bisogno di tecnologie più potenti, come anche qui i miei colleghi hanno spiegato molto bene. E credo che queste tecnologie comunque cresceranno un po' più velocemente rispetto al grafico che ha fatto vedere Quintarelli. Perché? Perché, ad esempio, nessuno poteva immaginare che da un anno a questa parte la Apple sfornasse un microprocessore completamente nuovo, rivoluzionario, che permette di avere
una velocità molto molto elevata rispetto agli altri processori che abbiamo oggi, legata a un consumo ridottissimo e anche un riscaldamento ridottissimo. Quindi penso che questa tecnologia, come tante altre che sicuramente sono in cantiere, accelererà quel grafico che abbiamo visto prima. Quindi questi contenuti digitali verranno utilizzati sia con la realtà virtuale, ma anche con la realtà aumentata. La realtà aumentata, AR, sarà il contrario di quella virtuale e permetterà non di inserire l'uomo dentro dei mondi finti, ma al contrario, di inserire oggetti finti, virtuali, nel mondo reale. Per essere molto pratici, oggi utilizziamo la realtà aumentata con i nostri smartphone, ad esempio nei musei, in alcuni musei già abilitati, quando puntiamo lo smartphone su un monumento e abbiamo la storia del monumento. Oppure possiamo vedere come il monumento era prima di essere restaurato. Oppure immaginiamo il Colosseo di vederlo com'era al tempo dei Romani, proprio davanti a noi con lo smartphone, che è un oggetto che ormai abbiamo tutti e utilizziamo tutti. Oppure applicazioni che ci permettono di far vedere dei mobili dentro le nostre case, in dimensioni e proporzioni reali, così da farci capire se quel mobile sta bene col nostro ambiente. O altre applicazioni molto pratiche sono quelle utilizzate per truccare la nostra faccia o per farci divertire con cappelli e ornamenti strani o addirittura farci ringiovanire. Ecco, queste applicazioni sono di realtà aumentata. Poi c'è un altro tipo di tecnologia che si chiama XR, la realtà mista, Mixed Reality, che è l'incrocio di queste due tecnologie. L'altra connotazione che io do al metaverso è quella di immaginare il metaverso come un universo, come il nostro universo, e dentro tanti mondi. Questi mondi saranno delle piattaforme indipendenti, create da società, ma anche da persone fisiche, quindi da privati, che si potranno esplorare liberamente o anche a pagamento, quello poi dipende dal modello di business di ognuna di queste piattaforme, però ogni piattaforma offre un'esperienza diversa. Per esempio, una piattaforma può essere una scuola, un'università online, dove entriamo, ci sediamo e vediamo la lezione. Potrebbe essere un cinema multisala, e già è così, perché noi che stiamo iniziando a giocare con queste cose, facciamo già queste esperienze. Vi posso dire che sono molto belle, realistiche e immersive davvero. Ecco, la cosa dove tutti siamo d'accordo, noi che stiamo studiando questo fenomeno, perché nessuno penso sia esperto oggi del metaverso, ma siamo solo degli analisti, l'unica cosa su cui siamo d'accordo è il fatto che deve essere come il WWW, il World Wide Web, cioè deve essere di tutti e di nessuno. Io lo chiamo il Meta West perché per adesso è un po' una terra di conquista, però dovrebbe essere regolamentato da un'entità esterna, cioè non deve essere di Facebook, di Meta, di Apple o di un'altra società, ma deve essere di tutti, e poi ogni piattaforma magari avrà il modello di business suo, si vuole fare pagare bene, però entrare nel metaverso deve essere una cosa molto semplice di tutti. E, ecco, sul fatto di non poter bere il caffè o fare altre cose, prendere appunti con i visori, non sono tanto d'accordo, uno perché i visori del futuro saranno proprio come delle lenti a contatto. E penso che le lenti a contatto si alimenteranno con la nostra energia, l'energia del nostro corpo, con l'energia elettrostatica del nostro corpo, perché già ci sono esperimenti su questa direzione, in questa direzione. Ma poi penso che saranno come gli occhiali, quindi ci permetteranno di bere. Ma già adesso, con i visori di Meta, gli Oculus, che sono quelli più diffusi, è possibile, tappando sulla destra o sulla sinistra, due volte velocemente, vedere la realtà mista. Cioè io sono dentro un mondo virtuale, se tappo, lui ha quattro fotocamere e mi permette di vedere la mia stanza vera, la fa vedere in bianco e nero per comodità, però me la fa vedere e lì posso fare qualunque cosa. E certo, è scomodo, sono d'accordo che è scomodo anche per bere un caffè. Oggi non si può fare, è brutto. Prendere appunti sono d'accordissimo, è scomodo, anche se Meta ci sta facendo capire che
possiamo comunque scrivere con la tastiera e fare altre cose, però è comunque scomodo. Io la vedo più proiettata verso un futuro dove tutto questo sarà un po' più naturale. Ovviamente la realtà virtuale dovrà essere utilizzata come superpotere e lì dove non possiamo fare le cose che facciamo tutti i giorni. Se io devo fare una riunione perché c'è il Covid e sono online, la faccio col visore, vi assicuro che l'effetto presenza di stare tutti insieme in una stanza con l'avatar è diverso da come siamo adesso con le webcam e quindi sarà una chance in più che avrò, non penso ci siano problemi. Vedo Stefano con la mano alzata, non so se può intervenire, forse vuole intervenire. Stefano? No, solo velocissimamente per Sì. dire esattamente questo. Io sostengo che il mio punto è che più realisticamente andremo incontro a una realtà aumentata che non a una realtà puramente immersiva, Sono d'accordo. virtuale, Chiedo artificiale. scusa, eventuali interventi li facciamo alla fine. Se vuole concludere il suo Ok, intervento, sì, dottor Teseo. scusate. Sì, allora, continuo. Noi abbiamo fatto giorni fa un esperimento, sono stato invitato in quello che è definito uno dei primi metaversi, simil Second Life, degli amici che già negli anni 2000 mantenevano in vita questo metaverso, l'hanno riaperto ora perché poi è stato chiuso perché all'epoca fu un fallimento e mi hanno invitato a presentare il mio libro sul metaverso. Nel metaverso io sono quello al centro con il mio avatar, quell'avatar me l'hanno creato loro, me l'hanno vestito loro e l'avatar di destra, quella signora, in realtà è una persona reale che ha creato il museo del metaverso e lì siamo nel museo del metaverso. Finito la presentazione del mio libro, siamo stati accompagnati, eravamo più di 40 avatar, quindi 40 persone, perché dietro ogni avatar c'è una persona reale, siamo stati accompagnati a fare un giro in questo museo del metaverso. E era strabiliante perché dentro ci sono delle opere d'arte, delle installazioni vere, fatte da artisti veri, e sembrava di stare lì a esplorarlo davvero. È stato bello anche il dibattito dopo la presentazione, con quegli avatar che vedete giù, che erano delle persone pronte a fare delle domande. Ecco, lì c'era, questo è un metaverso senza visore, che si utilizza come un videogioco, semplicemente spostandosi con le frecce della nostra tastiera, ma già dava l'idea di un certo effetto presenza. Allora, vado più veloce. Noi dobbiamo immaginare l'avvento del metaverso come un punto di non ritorno, come è stato l'avvento del primo personal computer creato dalla mente di Steve Jobs, che non è stato solo il fatto di miniaturizzare il computer, portarlo nelle nostre scrivanie, ma è stato quello di farlo diventare personale e quindi come strumento, superpotere, di noi stessi nella vita quotidiana. E infatti poi ha avuto ragione, è stato così. L'altra pietra miliare è stata l'arrivo del WWW, quindi Internet e il World Wide Web, che hanno permesso di collegare insieme tutte queste macchine, quindi questi computer, facendoli dialogare fra di loro. Poi si è visto, è arrivato a un certo punto nella storia del computer, che il computer stava perdendo un po' di senso perché la gente lo doveva utilizzare a casa e chi lavorava tornava a casa e non voleva saperne del computer, la sera si metteva davanti alla televisione, eccetera. Ancora una volta, grazie alla mente di Steve Jobs, è stato portato in miniatura nelle nostre tasche e l'iPhone e da lì in poi tutti gli smartphone rappresentano l'altro punto di non ritorno. E poi c'è stato l'avvento dei social network che ha fatto diventare tutti noi anche dei creators di contenuti, quindi pagati, come dicevamo prima, e ha permesso, mentre internet ha collegato le macchine fra di loro, i social network hanno collegato le persone alle macchine e le persone fra di loro. L'ultimo step, almeno nei prossimi 10 anni, dovrebbe essere questo qui del metaverso, che invece ci dà la fruizione dei contenuti molto più evoluti, ma ci dà effetto presenza, perché sembra di stare lì, effetto immersivo, soprattutto con la realtà virtuale, perché ci possiamo girare a 360 gradi.
Le opportunità che comunque già abbiamo sentito quali sono, io ho preso dei ritagli di giornali di questi giorni, Coursera, che è un leader nel settore dei corsi online, mi piace molto pensare alla scuola per quanto riguarda la tecnologia, e qui questa notizia dice che l'Università del Michigan ha fatto una partnership con Coursera per portare l'apprendimento immersivo con la realtà mista, quindi sicuramente molta realtà aumentata è meno virtuale, ma comunque tutte e due. Ho evidenziato le parti salienti, ha raggiunto questa unione quasi 8 milioni di studenti, quindi si vede come già il metaverso, la realtà virtuale, queste tecnologie che ci girano intorno sono, insomma, funzionano, sono rodate, anche se ancora grezze, però già si parla di milioni di persone che iniziano ad utilizzarle. Si stanno preparando per un futuro misto, quindi l'università pensa già di fare un futuro misto con presenza e non presenza. Col Covid abbiamo visto come è importante utilizzare la tecnologia soprattutto per questo, e la realtà virtuale sarà davvero utile in questo ambito, come sarà utile nell'ambito medico, o soprattutto per le persone che non possono muoversi, non possono deambulare, insomma hanno dei problemi a spostarsi. La realtà virtuale servirà molto anche a livello psicologico. E ecco, vediamo anche che il 72% degli studenti abbia avuto 4 volte più velocemente il modo di apprendere, quindi sembra che sia davvero un superpotere per l'apprendimento. Altra grande notizia di questi giorni legata al business è quella che Sony insieme a Lego hanno investito 2 miliardi di dollari in Epic Games, e Epic Games è nato come un semplice videogioco, ma è già di per sé è stato considerato un metaverso perché durante la pandemia è stato teatro di grandi concerti, concerti molto importanti di rapper che oggi spostano milioni di utenti. Mio figlio lo seguiva, ho voluto vedere com'era uno di questi concerti e sono rimasto sbalordito, da una parte perché era molto seguito, c'era anche il countdown prima di iniziare, e poi era spettacolare, c'erano questi avatar grandi, c'era una coreografia dietro, qualcosa di incredibile, e questo è il futuro. Magari noi adesso ragioniamo troppo con quello che già abbiamo vissuto, ma io vedo che già le nuove generazioni sono uno step avanti, soprattutto verso questo tipo di tecnologie. I settori lavorativi che si svilupperanno più velocemente saranno quello del turismo, sicuramente. Pensate di far vedere dei luoghi, far provare dei luoghi prima ancora di andarli a visitare. Il real estate già adesso sta spostando milioni di dollari, anche lì io posso far vedere un hotel, una casa, prima ancora di essere costruito oppure prima di essere acquistato a distanza e fare delle esperienze immersive incredibili. Lo show business, perché abbiamo visto che gli spettacoli e quant'altro già si sono spostati dentro il metaverso. La medicina, ci sono casi di start-up anche italiane che stanno operando nell'ambito della medicina, e tutto questo addirittura nel reparto di oncologia pediatrico, e quindi è già un passo avanti anche per l'Italia, questa cosa è molto importante. E il fashion, la moda è una delle cose che sta investendo davvero tanto, i grossi brand si sono già buttati nel metaverso, senza contare tutte le startup che stanno nascendo in tutto il mondo, Italia compresa, per costruire avatar o esperienze particolari. Sto per finire, le professionalità che saranno più abilitate saranno pressoché tutte, come già i miei colleghi hanno accennato, grafici, designer, artisti visuali in generale, architetti, ingegneri, sound designer, musicisti, perché ci sarà, e come nel settore dei videogame o quello del cinema, ci sarà da costruire esperienze, costruire mondi, e quindi questi mondi, queste esperienze sono fatte da audio o colonne sonore, coreografie, la costruzione proprio di oggetti. Pensate che già si costruiscono oggetti e si vendono scarpe virtuali. I nostri avatar devono essere vestiti, c'è già chi costruisce vestiti e
vengono vendute dentro delle piattaforme. Quindi già tutto questo sta avvenendo, dobbiamo soltanto, secondo me, regolamentare bene e far diventare queste professioni più ufficiali, perché adesso sono un po' snobbate, mentre loro si stanno muovendo alla velocità della luce. Quindi penso che ci sia bisogno, anche qui i miei colleghi l'hanno già detto, di una regolamentazione dal punto di vista sia della privacy, ma anche di altri aspetti. E, ecco, per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, non ci sono solo i dati audio e visivi, ma sembra che Meta stia lavorando ai nuovi visori che possono addirittura percepire le nostre emozioni perché riescono a leggere il movimento degli occhi, degli zigomi e quindi riescono, poi l'intelligenza artificiale riesce a capire quali sono le emozioni. Allora qui da una parte può essere buono se usiamo queste cose nella medicina, ma dobbiamo stare attenti, si devono regolamentare, altrimenti la pubblicità sarà ancora più invasiva. Ecco, poi ci sono anche tutti i dati biometrici, già adesso con i visori, con delle applicazioni possiamo fare ginnastica, footing, eccetera, e lui poi ci restituisce con gli smartwatch delle metriche che ci dicono quante calorie, eccetera. Quindi ci sono anche questi dati che da una parte sono utili, ma vanno regolamentati. Voglio chiudere con uno spezzone di un film, proprio di qualche secondo, dei Pirati di Silicon Valley, che parla della storia della nascita del personal computer della Apple più Windows della Microsoft, quando il fondatore, insieme a Steve Jobs della Apple, porta il computer all'HP, perché lui lavorava per l'HP e loro avevano la prelazione su tutto quello che inventava Wozniak, si chiama, e vediamo la reazione che ha fatto. Ecco, cosa può farsene la gente comune dei computer? Questa cosa la sentiamo dire anche oggi nel metaverso, cosa può farsene la gente comune del metaverso, ma come ogni tecnologia all'inizio non si capisce bene, ma poi in prospettiva, siccome va avanti da sola perché c'è chi ci crede e nel metaverso si stanno investendo miliardi, comunque sboccerà, andrà avanti, quindi secondo me è bene capirla adesso per non rimanere impreparati. Bene, io ho finito, grazie per l'attenzione, scusate se mi sono dilungato. Grazie a lei. Infine il dottor Antonio Venece, o Venece, founder e network director della GIGS Academy. Grazie, buongiorno. Intanto grazie per questo invito. Un saluto agli illustri ospiti che mi hanno preceduto in questa audizione informale. Anche io avevo preparato delle slide che nel corso degli interventi sono andato, come dire, mano a mano a ridurre e quindi andrò a presentare in numero ridotto, quindi parto con la condivisione. Quindi mi piace, ecco, riprendere un po' quello che è stato appena detto in termini di definizione, quindi del metaverso. Veramente io lo vedo come un enorme spazio di opportunità. Dobbiamo immaginarlo chiaramente come la nuova frontiera di Internet, un Internet in tre dimensioni che chiaramente aggiunge opportunità creando una continuazione della nostra vita quotidiana nel reale, quindi nel digitale, quindi un'espansione di opportunità che vanno ad aggiungersi a quelle che oggi già abbiamo. Un'espansione di opportunità chiaramente creato dalla confluenza e dalla maturità di una serie di tecnologie che sono presenti chiaramente da anni e che insieme permettono di definire questa unicità che è il metaverso. È stato già
chiaramente anticipato come questo tema ormai sia sulla bocca di tutti, anche a seguito dell'intervento quindi e del cambio di nome di Facebook in Meta e quindi delle sue intenzioni di investire in maniera massiccia in questo ambito. Ricordiamo che oggi Facebook nei suoi laboratori di realtà virtuale già impiega circa 10.000 addetti ed ha annunciato che intende investire e quindi assumere altrettanti tecnici in Europa nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo chiaramente ci fa capire l'importanza di questa serie di tecnologie che poi vanno a concorrere a formare quello che è il metaverso. Il metaverso sostanzialmente ci permetterà di lavorare, di studiare o di incontrarci o semplicemente di divertirci con altre persone in uno spazio virtuale. Le caratteristiche che questo metaverso, per essere tale, deve rappresentare sono state già dette, quindi le riassumo. Deve essere chiaramente connesso con la realtà fisica, deve avere una continuità nel tempo, quindi noi possiamo entrare ed uscire a piacimento e soprattutto deve presentare una economia interna funzionante. E questa economia interna funzionante, chiaramente, questa caratteristica ci viene offerta dalla tecnologia blockchain e soprattutto, insomma, da i non fungible token che sono già stati citati, quindi questi certificati di proprietà che ci permetteranno di avere oggetti unici e non replicabili. E qui vengo su il grande tema del metaverso, cioè sulla sua caratteristica di essere verosimigliante, quindi alla realtà, e quindi di poterci permettere di ricreare una serie di condizioni nel mondo digitale che noi conosciamo nel mondo reale. Ora, il dottor Pintarelli nel corso del suo intervento ha presentato chiaramente tutta una serie di criticità e anche delle tempistiche relative alla maturità possibile di questo metaverso che potrà esserci di qui a qualche anno. Infatti noi oggi si parla in alcuni articoli di proto-metaversi, perché chiaramente oggi manca ancora una capacità computazionale che ci permetterà di poterlo fruire come noi fruiamo oggi la nostra realtà fisica. Quindi qui è stato citato il primo caso di utilizzo di questo termine nel 1992, se ricordo bene è stato il primo intervento in cui si faceva riferimento a Snow Crash. Si è passati poi per tutta una serie di progetti che, ripeto, possiamo chiamare proto-metaversi, perché, specialmente nell'ambito del gaming, perché vanno ad aumentare il grado di libertà e di iniziativa del soggetto all'interno e su queste piattaforme. Quindi il metaverso dovrebbe completare questa libertà di iniziativa e di manovra che viene riconosciuta al singolo. Manca ancora chiaramente in molti ambiti una maturità tecnologica, ma ci stiamo avvicinando. Io in questo devo dire che condivido l'ottimismo e la visione espressa dal dottor Teseo sul fatto che è vero che i tempi che oggi immaginiamo sembrano essere lunghi su una maturità di un metaverso fruibile, così come lo immaginiamo in termini ideali, però non mi sorprenderei se i tempi fossero molto più accelerati. Già oggi, che siamo, come dire, in una fase di novità e di prime applicazioni, vediamo diverse utilizzi. Il caso di Benetton nella Milano Fashion Week, che cosa fa? Va a rivedere il design
i colori del proprio store fisico in Corso Vittorio Emanuele per riprendere poi i colori di quello che sarà lo store nell'ambito del metaverso, nell'ambito virtuale, per così offrire una esperienza completa ai propri clienti. Qui già si comincia a parlare di omnicanalità, quindi una esperienza che noi, e questo lo avevo detto all'inizio, possiamo fare con continuità passando dal mondo reale al mondo digitale, quindi tornando al mondo reale. Quindi clienti che possono attraverso attività di gamification nello spazio virtuale del metaverso acquisire dei voucher che poi vanno a spendere nell'acquisto di prodotti reali e fisici nello store di Corso Vittorio Emanuele, nel caso specifico. Abbiamo casi di gallerie che cominciano ad essere ospitate nei metaversi, il caso della principessa Rim Al Faisal saudita, che ha lanciato una sua collezione di fotografie che poi verranno sotto forma di metaverso e quindi anche tradate sulla piattaforma OpenSea, e che verranno quindi poi messe, come dire, in vendita in questa galleria virtuale. Abbiamo Terra Zero Technology, questa azienda canadese che già oggi si sta attivando per offrire dei mutui per acquistare pezzi di terreno virtuale all'interno degli attuali, chiamiamoli metaversi o protometaversi. Tra questi ricordo The Sandbox, The Decentraland. Abbiamo il gigante internazionale della finanza HSBC, che ha lanciato una partnership con The Sandbox, o che ha lanciato un fondo di investimento in opportunità nel metaverso per ricchi clienti asiatici, che poi segue quella che è stata una partnership poi lanciata da JP Morgan con Decentraland, no? Con l'organizzazione del suo salone in questo metaverso. Quindi di applicazioni chiaramente ce ne sono tantissime, ma vado ad evidenziare alcuni aspetti che tra l'altro sono già stati citati, quelli che sono i rischi. Ci sono dei rischi chiaramente legati alla privacy, alla sicurezza. Non dimentichiamo che questi hardware, pensiamo all'Oculus Quest, saranno in grado di acquisire ulteriori informazioni legate al nostro fisico. Si parlava addirittura della capacità di rilevare le emozioni. Condivido questa prospettiva, credo che si potrà arrivare anche a questo. Già Meta sta sperimentando i guanti tattili, quindi la possibilità, una volta indossati, di avere la sensazione del contatto anche all'interno del metaverso. C'è il problema del copyright. Qui c'è il caso di Mason Rothschild, questo artista newyorkese che, ispirandosi alla famosa Birkin Bag di Hermès, ha creato degli NFT e li ha venduti, arrivando a delle quotazioni pari a $42,000 per oggetti ispirati a borse che nel reale sono vendute per $10,000. Ora qui questo è un caso aperto, Hermès ha citato in giudizio il caso di questo artista si appella al primo emendamento negli Stati Uniti, che dovrebbe garantire la libertà di espressione, ma è un caso estremamente interessante per coloro che si occupano di queste tematiche. Invito ad andare ad approfondire, perché in effetti la materia ancora è poco regolata. Per quanto invece riguarda l'Italia, in effetti si parlava in uno dei precedenti incontri del questa è un'opportunità se viene colta, per esempio, dall'Italia relativamente al proprio patrimonio artistico, e diventa invece un rischio se non viene colta e se lasciamo ad altri progetti, come dire, inglobare le nostre bellezze e quindi poi permettere a questi di poterle gestire. Qui io cito il caso pratico di Seul o della Corea del Sud,
che hanno già lanciato dei propri progetti di creazione di metaverso. E quindi qui assistiamo ad un primo caso, una prima intenzione di costruire un metaverso nazionale. Ecco, questa potrebbe essere una suggestione che va raccolta. Tra i rischi ci sono anche il grosso problema del gap di competenze digitali. Sono stato un mese fa a Dubai e in 20 giorni sono passato da un evento di metaverso ad un evento di blockchain, ad un evento di NFT e poi di nuovo su cripto. C'è una comunità di sviluppatori molto importante che si sta formando, quindi qui anche un invito a monitorare questa situazione, perché poi la capacità di sfruttare le opportunità che offre il metaverso passeranno anche dalla capacità di poter realizzare poi fattivamente questi progetti. Opportunità sicuramente in ambito education, è stato citato. Noi come Geeks Academy partiamo ad ottobre con le prime lezioni erogate nel metaverso, nel caso specifico lo faremo con Horizon Workrooms di Meta. A questo proposito mi piace proprio ricordare l'esperienza che ho provato in prima persona. Ho chiesto ai miei docenti di chiaramente farmi vedere come funzionerà. Ci siamo dati appuntamento alle 9:30 di sera, ci siamo incontrati io ed altri due docenti, doveva essere una cosa di 40 minuti massimo, per farvela breve è durata 4 ore. Io avevo completamente perso il senso del tempo, è stata un'esperienza incredibile. Ci siamo ritrovati in quella che è l'aula Geeks Academy, con la possibilità per il docente di condividere lo schermo fisico all'interno dello spazio virtuale, la possibilità di alzarsi e andare a scrivere su una lavagna, quindi una riproduzione fedele di quella che è l'aula fisica. E quindi per questo parlo di metaverso in termini di verosomiglianza con la realtà. E se poi, e qui c'è stato poi il tema che è emerso diverse volte su virtual reality, augmented reality, certamente l'immersività e quindi la capacità anche della realtà virtuale di favorirla rappresenterà un grande punto a favore della diffusione del metaverso. In conferenza internazionale, ad un intervento di un keniota in relazione al metaverso, ne parlava come una grande opportunità in ambito education, perché avrebbe ridotto le distanze e permesso anche a chi non poteva oggi fruire di formazione di qualità un giorno di poterne fruire. Sanità, considerate che veniva ricordato che oltre il 60% delle diagnosi non richiedono la presenza del paziente fisicamente in prossimità del dottore, possono essere fatte benissimo in uno spazio, quindi in un metaverso. E soprattutto io qui vorrei citare la grande occasione e opportunità legata alle nuove professioni che andranno a formarsi. E qui riassumo velocemente, perché è stata riportata anche una lista da chi mi ha preceduto, dal dottor Teseo. Ci saranno spazi per nuove professioni e per una declinazione in ambito di metaverso di vecchie professioni. Quindi sicuramente come nuove professioni dobbiamo pensare a coloro che costruiranno i metaversi. Penso ad alcune tecnologie oggi utilizzate come Unreal Engine 5, Unity 3D, quindi ci vorrà qualcuno che starà lì e che scriverà linee di codice per rendere poi reale questo mondo virtuale, e quindi
ci sono tutta una serie di professioni chiaramente legate anche al mondo del gaming che troveranno qui delle opportunità di impiego molto importanti. Penso anche a vecchie professioni come a quelle di grafici che oggi stanno ricevendo una spinta enorme. Pensiamo agli NFT e quindi ai collectibles, quindi a queste nuove collezioni che danno opportunità a questi grafici quindi di dare un loro contributo per la creazione di queste collezioni digitali. Pensiamo ai designer, quindi chi è di fashion designer nel mondo reale potrà assolutamente considerare l'opportunità di vedersi designer di indumenti digitali, perché noi nel metaverso andremo a ricreare abitudini, vizi, virtù che abbiamo nel mondo reale, quindi vorremmo anche nello spazio virtuale avere la nostra unicità e quindi seguire i trend della moda anche all'interno di questo spazio. Pensiamo ai product designer, quindi alle scarpe, pensiamo al caso Nike e così via, quindi riedizione di vecchie professioni che troveranno nel metaverso la possibilità di ibridarsi e quindi di avere una nuova spinta. Abbiamo poi il caso della sicurezza, quindi l'ambito cyber security riceverà una spinta formidabile dalle applicazioni che vedremo all'interno del metaverso. Ricordiamoci che il metaverso sarà tale perché ci sarà la possibilità di trasferire valore all'interno di questo spazio virtuale, grazie alla blockchain, grazie agli NFT, grazie alle criptovalute. Quindi ci sarà una serie incredibile di business che potremo replicare nel metaverso, ma per questo poi ci sarà chiaramente bisogno anche di fare attenzione ad chiaramente atti di hackeraggio. E poi non dimentichiamo il discorso degli smart contract, perché poi queste cose funzionano alla presenza di questi contratti automatici, quindi avremo bisogno di qualcuno che li sappia scrivere in termini di codice, ma avremo anche bisogno da parte di coloro che si occupano di legge di saperne sempre di più. E quindi ecco, questo è quello che ci aspetta, non solo in termini, non è una realtà che interesserà operatori che oggi lavorano nel mondo digitale, come qui riportavamo, quindi che sono sviluppatori Unity 3D, Blender, Maya, Real Engine, programmatori C, C++, JavaScript e così via. A sentire Paris Hilton, lei dice che il metaverso sarà il futuro delle feste e dei social. E se lo dice Paris Hilton, non dobbiamo avere alcun dubbio. Con questo io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottor Benece, dico sì, bene? Dice benissimo, okay. Sì, grazie. Allora, ha chiesto di intervenire il senatore Toninelli. Sì, grazie Presidente, grazie a tutti gli uditi, ringrazio anche il Presidente della prima Commissione del Senato per aver accettato questo affare assegnato, ritengo molto importante per permettere ai cittadini e alle imprese che oggi possono aver seguito in diretta questa audizione o domani riguardarsi il video, di acquisire informazioni che arrivano da un luogo istituzionale quale il Senato, da parte di esperti che possono avere diritto e che hanno il diritto di affrontare l'argomento. Io faccio delle domande specifiche. Web 3.0, che cos'è e il collegamento che ha col metaverso? Ho sentito parlare anche di decentramento. Vorrei chiedere, poi decidete voi come rispondere, chi vuole rispondere, questo concetto di decentramento penso che rappresenti uno dei punti più importanti, perché oggi noi sappiamo, ce lo insegnate voi, che grossi gruppi industriali, grosse società tecnologiche detengono tutto il potere, un unico mega server che contiene miliardi e miliardi di dati. Mi pare di aver capito dalle vostre parole che stiamo andando verso un sistema che non sia più solo centralizzato,
ma che fondandosi sulla blockchain, su cui il Web3, anche immagino parte del metaverso, si appoggeranno come le criptovalute, si va verso una decentralizzazione. Ritenete che sia un bene questo e che tipologie di effetti questa decentralizzazione può produrre rispetto al sistema di internet attuale centralizzato? Grazie. Provo a rispondere io se posso. Sì, un attimo, se non ci sono altri interventi. Allora, sì, allora c'è Mantovani online. Prego, senatrice Mantovani. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho un paio di domande, direi, principalmente per Quintarelli, ma poi anche per gli altri, chi vuole rispondere. Si tratta appunto, anch'io vado sul tema un po' della decentralizzazione. Parto dal punto in cui che ha citato Quintarelli, che è necessario un regolamento a livello europeo. Lui partiva dal Digital Market Act che è stato votato, e quindi mi domando come si fa a far valere il livello europeo della legislazione europea se poi le aziende che gestiscono il tutto sono aziende fondate in Stati Uniti oppure anche in Cina. Vediamo che comunque i proprietari dei sistemi cloud, come è stato visto, fatto vedere, che sono, diciamo, al nucleo poi della realizzazione dei possibili metaversi, sono principalmente aziende extraeuropee. Quindi noi andiamo a voler regolamentare un mondo che è fuori dai confini giurisdizionali dell'Europa principalmente. E poi anche sempre un'altra questione, sempre relativa alla decentralizzazione, è quanto il dispositivo può essere effettivamente nelle mani dell'utente o del cittadino. Quintarelli ha presentato già a suo tempo degli emendamenti quando era parlamentare che chiedevano appunto che i dispositivi potessero installare un qualsiasi sistema operativo indipendentemente dal produttore del dispositivo stesso. Oggi io non posso più disinstallare il sistema operativo dal mio smartphone, e quindi diciamo che il mio dispositivo alla fine non è mio, ma lo noleggio da un'altra persona o da un'altra azienda che me lo dà chiave in mano, come poi sarà forse un giorno anche delle automobili o altri dispositivi. Quindi se diciamo una volta internet, diversamente da come credo che abbia interpretato il senatore Toninelli, una volta internet era veramente decentralizzato, ognuno poteva includere e entrare includendo i propri server e i propri dispositivi, purché si adeguasse a degli standard definiti negli RFC che erano pubblici e ci si adeguava a delle regole tecniche pubbliche che permettevano a chiunque di entrare in internet e di mettere a disposizione servizi o pensieri, oggi invece questa situazione sta per essere sempre più vietata, perché noi andiamo verso un internet che è dominato da grandi aziende, dove l'antitrust non funziona più e il nostro modo di entrare in gioco è solo attraverso quello che ci permette un'azienda. Quindi vorrei capire come facciamo a pretendere una legislazione che tuteli la libertà dei cittadini e come facciamo a farla valere nei confronti di queste aziende. Grazie.
Provo a rispondere se posso su Sì, un questo. attimo. Ah, Allora, io direi di concedere al massimo 2 minuti per intervento, e procederei nello stesso ordine con cui abbiamo audito i vari, insomma, audienti. Il dottor Biacchi vuole intervenire? sì, assolutamente. Allora, io vorrei intervenire in risposta all'onorevole Toninelli per quanto riguarda l'aspetto di decentralizzazione, in quanto è un aspetto molto importante legato a quella che è principalmente la tematica blockchain, ovvero l'aspetto di blockchain è strettamente legato al concetto di decentralizzazione. Che cosa vuol dire in buona sostanza? Vuole dire che i dati contenuti all'interno appunto della blockchain non sono contenuti in un singolo server, quindi in un unico punto di raccolta, ma sono decentralizzati. Di conseguenza sono contenuti in molteplici nodi che vengono definiti in gergo nodi, che contengono appunto le medesime informazioni. Questa cosa è molto importante per due motivi. Il primo motivo è quello della sicurezza, in quanto noi non abbiamo un singolo punto che se in gergo bucato, quindi se appunto manomesso da un'operazione di hacker, vi è modo appunto di rubare tutti quanti i dati. Quindi non abbiamo un unico punto aggredibile per quello che è diciamo, il furto dati e quant'altro. Ma abbiamo multipli punti, appunto molteplici nodi, che ci permettono ovviamente una difficoltà. Ovviamente non è impossibile neanche in questo caso andare a portare via i dati all'interno, ma vi è una necessità di una potenza di calcolo estremamente superiore rispetto alle operazioni su un singolo nodo. Di conseguenza, il primo punto, il primo aspetto della decentralizzazione è la difficoltà nell'andare appunto a rubare i dati. Il secondo aspetto invece è la gestione degli stessi, ovvero io quando ho un server centralizzato sono l'unico detentore, sono l'unico possessore di questi dati e di conseguenza ne ho un potere sugli stessi molto importante. Invece decentralizzando questi dati, quindi andando ad apportare un aspetto di decentralizzazione, questi dati, queste informazioni non sono in possesso di un singolo ente, di una singola realtà, che ovviamente è gestita da persone fisiche, ma sono appunto inseriti in questa rete di nodi che è assolutamente autonoma, è assolutamente priva di qualunque tipo di controllo da parte di un singolo individuo e di conseguenza vi è una certezza che questi dati non vengano accentrati, non vengano concentrati in un unico punto, ma siano appunto protetti in quanto non gestibili da un singolo individuo, da un singolo gruppo di individui e allo stesso tempo più facilmente proteggibili. Grazie. Dottor De Grandi? Sì, ma allora il tema del Web3 si collega al metaverso in modo molto semplice. Stiamo passando da quella che è probabilmente la più grande rivoluzione dopo l'avvento del mobile per il mondo del gaming e per il mondo comunque dell'intrattenimento, quello che è il play to earn. Quindi immaginate fino a qualche anno fa gli utenti dovevano entrare dentro questi mondi e pagare degli asset che rimanevano di proprietà delle aziende che producevano questi asset e pagavano per giocare o per fruire dei servizi. Il concetto qui è stato ribaltato completamente perché in questo momento il play to earn dà la possibilità di essere pagato per poter giocare, cioè giocando, quindi diventa completamente diverso il paradigma e la blockchain e il Web3 fanno sì che questi asset che vengono acquistati non sono più di proprietà dell'azienda che li emette, ma sono di proprietà degli utenti che li compra. Quindi se io compro un paio di scarpe digitali nel metaverso A e mi sposto poi con questo paio di scarpe nel metaverso B, la blockchain e gli NFT in questo caso danno la possibilità di portare questo asset via con me. E questo rispondendo anche al tema che è emerso prima dalla senatrice, permette di avere la proprietà dell'asset tecnologico. Se il metaverso A chiude i battenti perché fallisce, chiude bottega, l'utente rimane proprietario di questo asset. Questo è fondamentale, importantissimo, perché l'utente è il proprietario di quell'asset fisico e se lo può portare con la portabilità all'interno di questi differenti metaversi. L'altro aspetto che è emerso secondo me nelle audizioni, per affrontare correttamente questo tema, secondo me vanno scelte delle priorità. Il metaverso c'è già, non è una tecnologia del futuro e nello specifico noi stessi che ancora non abbiamo neanche lanciato ufficialmente la piattaforma su scala internazionale, perché lo faremo poi a New York a giugno, noi stessi stiamo già lavorando con brand e multinazionali su scala mondiale.
e stiamo lavorando nel mondo del fashion, artisti fisici e digital, quindi non solo digitali ma anche fisici che fanno statue, opere d'arte reali, automotive, cantanti, food, fast food, banche che vi confermo daranno la possibilità di fare i mutui, cioè per le terre, quindi le banche si stanno già muovendo su questo piano, il real estate. Bisogna lavorare con un focus preciso, in concreto affrontare le sfide singolarmente, perché sennò i temi sono talmente tanti, sono talmente complicati che è davvero difficile poi affrontarli, diventerà davvero difficile affrontarli tutti insieme. Adesso il metaverso c'è, nei prossimi mesi entrerà pesantemente sul mass market, trascinato dall'hype e dai social network, perché quello che stiamo facendo noi aziende che ci lavoriamo dentro sarà quello di portare i utenti dal mass market, quindi dai social network, portarli all'interno delle esperienze tridimensionali con la tecnologia che c'è adesso. Quindi stiamo già lavorando con creator in tutto il mondo e nascono nuovi lavori ogni giorno, ma già adesso, non tra 2 anni, tra 3 anni, cioè ogni giorno noi lavoriamo con architetti del mondo del metaverso, con artisti che si devono confrontare all'interno del metaverso e che cambiano completamente i paradigmi e gli approcci. Il metaverso immersivo è il futuro, è dell'evoluzione dove andremo anche noi che lo costruiamo, perché il metaverso a cui vogliamo arrivare è lì, ma il metaverso di oggi funziona e muove miliardi, milioni di dollari ed è una curva che cresce in maniera esponenziale. Nei prossimi mesi, non anni, mesi, giorni, sarà sempre più veloce. La tecnologia ovviamente lo andrà a migliorare e lo renderà sempre più evoluto, ma non possiamo aspettare che arrivi a quel livello perché altri paesi si stanno già muovendo velocemente. Vi faccio qualche esempio, giusto un paio velocemente. Il Principato di Monaco sta pensando di creare un metaverso ad hoc dove di fatto vogliono spostare molte attività che adesso si fanno nel mondo reale già dentro un metaverso e lo stanno facendo nel concreto. In Svizzera oggi, non tra 2 anni, tra 2 mesi, oggi è già possibile pagare le tasse con i soldi che si guadagnano nel metaverso, ma oggi non tra 2 mesi o tra qualche anno. Quindi davvero secondo me il tema della decentralizzazione è fondamentale perché dà la proprietà dell'asset ed è quello che viene chiamato interoperabilità. Cioè quindi questo asset sarà condiviso tra i metaversi e questa è la base. E qui il Web3 risolve tantissimi aspetti tecnologici. Il Web3 è la blockchain, quindi si può, per banalizzare un pochettino e semplificare quello che è l'aspetto che è veramente complesso a livello tecnologico, quando si parla di Web3 si parla di blockchain, di tutto quello che è blockchain. Il Web3 decentralizza gli asset, quindi dà la possibilità di avere l'asset in mano all'utente, in mano a chi l'ha comprato, a chi è proprietario effettivo di quell'asset, e lo potrà usare su tutti questi metaversi. Su metaversi che già oggi stanno funzionando e stanno già iniziando questa scalata al cambiamento. Grazie. Dottor Quintarelli. Sì, grazie. Allora, in risposta all'ex collega Toninelli, sì, Web3 è stato definito, è un termine che è stato coniato da uno dei fondatori di Ethereum, che l'ha definito come un ecosistema decentralizzato online basato sulla blockchain. Quello che hanno detto i colleghi auditi poco fa è sostanzialmente corretto e quindi non aggiungo parole. E per quanto riguarda le due osservazioni dell'onorevole ex collega Mantovani, allora, è corretto, le posizioni di monopolio si costruiscono a partire dal controllo del dispositivo, perché se io ho le chiavi per decidere che cosa viene installato o che cosa non può essere disinstallato sul mio dispositivo, ecco che ho le chiavi del mio pezzo di mercato. Se io decido che l'unica app di identificazione biometrica è la mia, l'unico sistema di identificazione biometrico su un dispositivo è il mio, ho in mano la chiave per le transazioni economiche e quindi tutti gli intermediari di pagamento dovranno passare da lì. Se io ho il controllo dell'app che rileva ed è esclusivo, perché io gestisco il dispositivo, gestisco la piattaforma e rilevo ad esempio alcuni dati biomedicali, ecco che io sono l'unico a poter fare, a decidere poi chi vincerà o chi perderà nei mercati a valle,
ammesso che io possa decidere o meno di cedere questi mercati. Quindi la neutralità del dispositivo è altrettanto importante, o forse ancora più importante, della neutralità della rete, perché in qualche modo la neutralità della rete riesco sempre ad aggirare eventuali barriere, certo complicato, eccetera. Sul dispositivo è assai più difficile. Correttamente io avevo presentato quella proposta di legge che è stata approvata alla Camera ed è stata approvata all'unanimità in tutte le commissioni al Senato e che poi l'ultimo voto finale è slittato anche in ragione di, o diciamo come concausa di una forte attività di lobby da parte di player internazionali che hanno fatto sì che il voto slittasse indefinitamente. Tuttavia, quello accadeva, mi sembra, nel 2017, fine 2017, inizio 2018. Tuttavia, quelle stesse previsioni sono state incluse all'interno del Digital Markets Act, sul quale c'è, come ricordava giustamente l'onorevole Mantovani, c'è stato un accordo politico, per cui questa apertura dei dispositivi accade, riguarderà anche i dispositivi del metaverso, perché come avevo accennato nel mio intervento prima, il tema dell'interoperabilità è fondamentale, se no avremo dei nuovi signori di terre che decidono tutto all'interno di quella e naturalmente il padrone della terra più grande, quella dove ci sono più utenti, più servizi, eccetera, è quello che vincerà, è come privatizzare il mondo. Quindi il tema dell'interoperabilità parte e inizia anche nei dispositivi. Dalla seconda, che era la domanda, come si fa a far valere la nostra legislazione se le aziende sono straniere? Beh, difficilmente queste aziende rinunciano a un mercato, sarebbe un po' tafazziano rinunciare a dei margini per evitare di dover aderire a una regolamentazione. Certo che se quella regolamentazione in un paese rischia di compromettermi possibilità di margini in tutto il resto del mondo, allora magari esco da quel paese. Per questo è importante la dimensione, è sicuramente importante la dimensione europea, perché nessuno di questi player può permettersi di uscire dall'Europa. Quindi il fatto di dover restare a presidiare quei margini vuol dire obtorto collo si dovranno adeguare alle regole europee. Su questo vorrei fare un inciso e chiudo, legato alla vicenda della prevista proposta di acquisizione da parte di Musk di Twitter, in cui il commissario Breton ha detto: attenzione che per giocare in Europa bisogna seguire le regole europee, e nelle regole europee, perché Musk ha detto identifichiamo tutti, e nelle regole europee c'è sostanzialmente un diritto di proporzionalità codificato all'interno del GDPR, per cui questa cosa non sarebbe compatibile. Ha fatto bene il commissario Breton a ricordare: guarda che se vuoi giocare in Europa, e l'Europa rappresenta una parte importante dei ricavi di Twitter, devi seguire le regole europee. Mi aggancio questo all'osservazione dell'onorevole Mantovani su come fare a fare l'enforcement, quindi avendo il controllo della parte finanziaria, per dire che un punto importante che non è ancora previsto nelle regole europee, che quindi dà uno spazio a una legislazione italiana, tanto più in materia di temi tipo il copyright, l'implementazione delle norme da parte dell'autorità delle comunicazioni, è la tutela dell'anonimato. Cioè, su internet c'era una famosa vignetta che diceva: su internet nessuno sa che sei un cane. In realtà oggi su internet si sa tutto di tutti, a meno che uno non voglia escludersi per mille ragioni che può avere, no? Il Movimento 5 Stelle è stato il gruppo politico che ha maggiormente spinto per le attività di whistleblowing, no? Che sono state poi approvate. Cioè, ci sono degli spazi per cui mantenere l'anonimato è assolutamente fondamentale. La tutela dell'anonimato non rispetto alla legge. Rispetto alla legge, la giustizia deve avere accesso all'identità delle persone per poter fare l'enforcement, ma rispetto a chi non ha il diritto di sapere chi sei, questo tipo di tutela, di protezione dell'anonimato è una cosa importante sulla quale, a mio avviso, si potrebbe fare dell'attività legislativa già anche in Italia, perché non contrasta con norme europee. Quindi prevedere anche in chiave evolutiva di metaverso, eccetera, un diritto alla protezione dell'anonimato in un modo tale che sia protetto l'individuo, ma che sia conoscibile alle forze dell'ordine laddove necessario, per questo parlo di non anonimato assoluto,
ma di protezione dell'anonimato. Ecco, questo è uno spazio legislativo che a mio avviso sarebbe molto interessante da porre sul tavolo, magari già in questa legislatura, affrontare nella prossima. Su internet ciascuno ha il diritto di non far sapere se è un cane o no, eccetto chi ha la legge che ha il diritto di conoscere. Su questa cosa c'è uno spazio molto interessante di innovazione regolamentare. Grazie. Grazie a lei, dottor Robiati. Grazie, non entro nelle questioni tecniche, io non sono un tecnico, comunque chi mi ha preceduto ha già dato in maniera molto chiara delle risposte, però torno a battere su un punto. Un modo di affrontare che cosa potrà accadere è quello di fare quello che stiamo facendo oggi, parlarne tra esperti, con esperti, magari portare dei dati, quindi analizzare i dati, fare delle proiezioni probabilistiche, no? Su cosa succederà. E a volte possiamo riferirci ai cosiddetti immaginatori, capaci di visione, no? Quindi capaci di grande creatività esplorativa su possibilità future. A volte queste cose diventano idee d'impresa, altre volte diventano invece proposte, magari di altro genere. Però anche questo non basta. Allora probabilmente serve preparare il terreno per il cambiamento, affinché quel cambiamento, che come ci ha detto adesso poco fa Alessandro De Grandi, è molto rapido. È molto più rapido di quello che pensiamo ed è già qui per molti versi. Ecco, bisogna preparare non soltanto i decisori politici pubblici, ma anche altri tipi di decisori e in ultima istanza anche ognuno di noi alfabetizzandoci, quindi creare le condizioni di alfabetizzazione a futuri possibili alternativi, non uno soltanto. Il tema è troppo complesso, non si può affrontare in verticale. E non è soltanto una questione tecnologica, non è soltanto una questione, diciamo, imprenditoriale di business, economica. No, per fare riferimento al romanzo che è stato citato poco fa, racconta proprio questo. Quindi una deriva di tipo anarcocapitalista, no, che va in una direzione che è stata quella paventata poco fa dagli onorevoli Mantovani e Toninelli. Io quindi mi torno a battere sulla questione dell'alfabetizzazione capacità di tipo quella che noi chiamiamo intelligenza strategica, la capacità da parte di chiunque, non soltanto appunto degli addetti ai lavori, di occuparsi del futuro, intendendo il futuro come uno, un dispositivo, quindi uno strumento che ci permette di prendere delle decisioni un pochino più sostenute e consapevoli. Scusate, mi sentite ancora? Sì, prego, concluda. Ecco, quindi dicevo, e anche il futuro come bene comune, cioè poter pensare, secondo il costrutto della capacità di aspirare, a un futuro collettivo di tutti in cui anche diciamo, bisogni e progetti personali possano abitare. Questo vuol dire non soltanto chi sta al centro degli ecosistemi, ma anche chi sta ai margini, ha diritto di voce riguardo al futuro, anche se non è un esperto. E chiudo, grazie. Grazie a lei. Dottor Teseo. Sì, allora io volevo solo aggiungere una cosa al concetto di Web 3.0 che già hanno spiegato bene i miei colleghi. La base è quella della blockchain, appunto, però c'è anche un altro aspetto che è quello legato più ai contenuti e a come fruiremo questi contenuti. Quindi all'IoT, per esempio, il browser non sarà più il nostro telefono, il nostro computer, ma sì, sarà il telefono lo strumento, però il browser non sarà più quello classico dove facciamo le ricerche, scriviamo e basta, ma possiamo pensare e immaginare anche di puntare una persona che cammina, puntare le scarpe, il vestito che indossa, trovare subito quella cosa e andarla a comprare, oppure vedere in 3D come questo oggetto, questo paio di scarpe sta a noi e poi acquistarlo in tempo reale. E così come i mondi saranno digitali, quindi saranno 3D virtuali, quindi non per forza devo stare davanti al monitor piatto a sfogliare pagine, ma proprio mi muoverò dentro città di fantasia o ricostruite alla perfezione, come si fa già con Street View. Però con la possibilità di entrare nei negozi, nelle case, nelle scuole e fare delle azioni. Quindi
il web 3.0 è anche questo modo di creare e gestire i contenuti. Grazie, dottor Venece. Grazie. Dunque, in linea di principio, il web 3 mira sicuramente a darci il controllo sulle nostre informazioni presenti online. È stato ricordato, per semplificare, come il metaverso è la blockchain. Ricordiamoci che la blockchain rende immutabili le nostre informazioni. Quindi il tema che bisogna tenere a mente è poi anche che tipo di tecnologie vengono utilizzate. Il tema della blockchain pubblica, il tema della blockchain privata, modelli ibridi, quindi come viene organizzata poi la tecnologia che noi andiamo a prendere come riferimento. Poi c'è un grande tema che è quello dell'infrastruttura, quindi il controllo dell'infrastruttura. La blockchain facilita, determina la decentralizzazione, ma è anche vero che più andiamo avanti col tempo, più aumenta la massa di dati contenuta nei vari blocchi e quindi anche la capacità di poterla contenere. Tanto è vero che in molti casi ormai si tende a conservare, no, l'ultima parte delle, se prendiamo come riferimento, delle cripto, delle transazioni. Quindi qui bisogna avere un occhio attento alla tecnologia e quindi alle infrastrutture, e in questo sicuramente bisognerà porre attenzione anche da parte del legislatore. Con questo ho finito. Grazie. Ringrazio tutti gli intervenuti per i rispettivi contributi. Ricordo che è possibile inviare memoria o slide inviandole alla mail della segreteria della Commissione. Non mi resta che chiudere queste audizioni. Grazie ancora e buona giornata. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci. Buongiorno, grazie. Grazie. Grazie, buongiorno.